tratto attentivo quello di Star Trek, ben collegato in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jared e in mia compagnia c'è il primo ufficiale Sofia, ma abbiamo Buonasera. anche due ospiti, come potete vedere qui sotto. Partiamo da Marcello, che ovviamente avete visto tante tante volte, ma comunque lo introduciamo per chi ancora non ne sapesse l'esistenza. Marcello Rossi, Per sua fortuna. dubito, comunque, Marcello Rossi è ovviamente il supervisore del doppiaggio italiano di Star Trek al cinema e in televisione per conto dello Star Trek Italian Club da Deep Space Nine in poi. Ultimamente è stato coinvolto anche in Discovery, Picard e Lower Decks e forse chissà anche Star Trek Prodigy. Ed è Chissà. anche il coautore di un libro a caso, questo qua, Lost Trek, che vi consiglio caldamente. E inoltre Marcello è il garante del rispetto del canone Trek in lingua italiana. Sofia, Troppo, presenta il troppo buono. prossimo ospite. Ok, allora il nostro secondo ospite è Roberto Baldassarri, che dopo la maturità artistica ha frequentato l'Istituto Europeo di Design di Milano. Dal 2000 realizza motion graphics, effetti visivi e si occupa di ideazione, montaggio e post-produzione di sigle televisive, spot pubblicitari, video musicali, documentari e corporate video per produzioni televisive e cinematografiche, collaborando con studi come Casanova Multimedia, Rai Fiction, Rodeo Drive, Ciao Ragazzi, Fondazione Zeffirelli e altre società di produzione. Quindi devo dire che abbiamo due grandissimi ospiti, molto, come dire, dai politalenti, dai più talenti. Quindi Ma grazie per. Roberto è un tuo omonimo quello, non sei tu, c'è un Sì, altro. effettivamente. Ah, ecco, sembra. Sì. E soprattutto Roberto e Marcello sono gli autori di Trek It, che fra poco andremo a scoprire. Nel frattempo, Sofia, a te gli appunti social. Ok. Allora, come al solito, io vi ricordo che la nostra diretta la potete seguire in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Diciamo che le indicazioni sono poche e semplici, ormai vanno avanti di diretta in diretta, ma ve le ricordo sempre. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'aveste ancora fatto, dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. In più, dovete anche mettere un bel mi piace al video, anzi alla diretta, commentarla come se non ci fosse un domani e condividerla. Per quanto riguarda Facebook, diciamo che siamo sempre sulla stessa strada, ma forse ci sono meno azioni complicate, infatti dovete mettere un bel mi piace alla pagina in caso non l'abbiate ancora fatto, un bel mi piace oppure un bel love reaction alla diretta e anche in questo caso commentare e condividere come se non ci fosse un domani, perché come al solito più siamo e più ci divertiamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti rilascio la parola. Perfetto, io direi di lasciare la parola anche a quell'ET seduto accanto a Roberto lì sulla sinistra, che è un altro ospite, vedete, abbiamo anche ospiti Lui dice solo extraterrestri. telefono casa, ha un vocabolario limitato. Vabbè, dai, io direi di iniziare a salutare tutti i nostri spettatori perché siete veramente tantissimi. Ancora prima dell'inizio della diretta, avete i gruppis, Roberto e Marcello. Speriamo che non calino. Adesso che cominciamo a parlare. Appena apriamo bocca. Abbiamo Sandro Albinati, buonasera e ben ritrovati. Buonasera, Sandro. Poi abbiamo Lorenzo Ferrari che per la prima volta riesce a seguirci in diretta e vedi le magie di Marcello e Roberto. Lorenzo, è la cena sbagliata. Tra tante cene. Poi abbiamo l'immancabile Assunta Viviani, che è Jared, Sofia, Marcello, Roberto, buonasera, lunga vita e prosperità. Ce ne manda addirittura 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi Assunta, che bello Marcello rivederti a Talking Trek. Grazie, Assunta, grazie. Poi abbiamo Stefano Ancis, eccomi, buonasera a tutti, che Stefano è anche il compositore della nostra sigla. Poi abbiamo Alessio Martin, anche da Romulus, Gio Lantro a tutti, Gio Lantro anche a te.
Poi abbiamo Riccardo Frascà, buonasera, lunga vita e prosperità a voi tutti, buonasera Riccardo Frascà. E Sofia, direi di lasciare a te i saluti partendo proprio da Marco Taddia. Ok, allora salutiamo Marco Taddia che ci dice ciao a tutti, ciao caro Marco. Continuiamo con William Paghini, stanco ma ci sono. Buonasera ragazzi. Caro William, sei fantastico, grazie, grazie per seguirci. Continuiamo con Luciano Puglielli che ci dice susilve, penso volesse dire salve, forse stava anche lui mettendo alla prova non solo il mio italiano ma anche il mio Klingon che assai messo male. Ma quello è Comunque, susilve. Nuknè, Ah, pardon. comunque. Vedete, io non sono brava con le lingue interplanetarie, devo ancora imparare ancora un po'. Continuiamo con Flavio Gazzignato. Buonasera, Trek People. Buonasera anche a te, caro Flavio. La versione nuova dei Village People, evidentemente, siamo anche in quattro. Esatto. Continuiamo con Santino Romano. Buonasera, ragazzi, e buon venerdì santo. Addio, Buonasera anche a te, e buonasera. buon venerdì santo anche a te. Andiamo avanti con Antonio De Stefano che ci dice buonasera Capitano Jared e Primo Ufficiale Sofia, un saluto agli amici Trekkers, con ben anche lui 5 lunga vita e prosperità, quindi grazie mille, buonasera anche a te, ben ritrovato. Dovremmo dare anche un ruolo, però, a questo punto, anche a Roberto e a Marcello. Eh già, Non so, un ruolo in ammiragli, come volete guarda Marina, essere? guarda Marina, Lower decks proprio abbiamo. esatto, lo guarderemo in punti bassi. Manutenzione del pantologrammi. Ok, io direi che guarda, ne saluto altri tre, poi ti lascio la parola a Jaret. Infatti, continuo con Daniele Amore che ci dice: buonasera a tutti da Timone mentre svolgo il turno di notte. Grazie a voi grazie a tutti voi per la compagnia. Carissimo Daniele, grazie a te per essere presente qui con noi, ti auguriamo una buona serata. Continuiamo con Sara F, ciao, ciao anche a te carissima. E io direi che continuo con Daria Quercia, poi ti lascio la parola. E Daria Quercia ti dice buonasera e buona Pasqua a tutti i Trek It. Ben ritrovato Marcello. Ciao Daria. Ciao Daria, continuo io e Vai. naturalmente ci dice Antonio De Stefano agli ospiti Marcella Rossi e Roberto Baldassari, credo i saluti. Poi abbiamo Daniele Colantoni, buonasera bella gente, buonasera anche a te Daniele. Ragazzi, vi dovete abituare, sono tanti. Sono, come li chiamiamo Sofia i nostri? La nostra sala macchine, La la nostra nostra sala sala macchine, eh macchine, beh. certo, altrimenti poi non viaggiamo. O andiamo a Ciao funghi. Comunque, buonasera anche da parte di Giordano Bracalente. Buonasera, Giordano. William Paghini, buonasera agli ospiti. E adesso c'è il momento poesia di Mauro Ballanti, che lo lascio sempre a te, Sofia. Ok, allora voi no, ora, non so se Marcello e Roberto sanno di questa tradizione, ma noi abbiamo appunto Mauro Ballanti che da un po' è diventato il nostro poeta maledetto. Infatti, come vedrete anche poi nelle foto del pubblico, lui ci dedica perennemente versetti nonché rime. E questa sera ci dice: sentimenti mai rimossi, stima enorme a Marcello Rossi. Lavorammo insieme un tempo, ripensarci è un gioioso evento. Benvenuto anche a Roberto, grande collega di Ebro di Estro. Talking Trek sposa Trek It, meraviglia avervi qui. Ciao grandissimi, lunga vita e prosperità. Come vedete abbiamo un poeta maledetto che si supera di volta in volta, quindi caro Mauro, grazie mille. Grazie Mauro, torneremo a lavorare insieme, dai. E devi sapere, Marcello, che Mauro ogni settimana si inventa una nuova poesia. Eh no, ho E capito, questo sì, da tutto il notevole. 2020, credo. Sì. Quindi. Poi salutiamo Tino Barletta. Salve a tutti. Ciao Marcello e Baldax, che Ciao torniamo. Tino. Poi abbiamo Andrea Farolo. Ciao ragazzoni. Ciao Andrea. Poi c'è Assunta Viviani che già introduce. Marcello, per favore, puoi parlarci del personaggio di Prenzel che tu hai doppiato? Guarda, è stata un'interpretazione che mi ha richiesto molte, molte ore di studio, prove. Sì, poi approfondiremo. Mi sono dovuto calare nel personaggio, certo. Quel me è molto sentito. È il poi sottotesto che abbiamo era difficile da. Sottotesto, sì. Basito, Basito, dicevo sul copione. F4. Fammi vedere se lo fanno parlare in uno dei prossimi film. Per ora ha Magari detto fa un monologo tutto una in sillaba in tre film.
Chissà Kalinda Vázquez se non per tratterà mia, per qui. mia fortuna. Poi abbiamo Francesco Bini, buonasera, buonasera anche a te Francesco. Poi abbiamo Kenneth Dwight Snyder, buonasera a tutti, buonasera anche a te. E siamo alla fine, incredibilmente. Poi abbiamo Roberto Salà, guarda Marina, ci dice proprio Garzignato, mentre Marcello guarda tutte, purché carine. Poi abbiamo Antonio De Stefano che ci manda un lunga vita di prosperità e degli applausi. E direi che con i saluti iniziali ce l'abbiamo fatta. Esatto. Abbiamo superato il primo scoglio. Adesso mostriamo molto velocemente le foto che ci hanno inviato il pubblico questa settimana e poi andremo a parlare di Trekkit. Dunque, questa settimana ci hanno inviato da parte di Assunta Viviani uno screenshot della nostra scorsa diretta dove eravamo in compagnia di Stefano Ancis, che praticamente, spiegandolo a Roberto e a Marcello, è un musicista ed ha eseguito in diretta alcune delle sigle di Star Trek delle varie serie. Non ti dico quante prove abbiamo dovuto fare per la paura che il copyright ci tagliasse la diretta, invece è stato tutto ok, almeno questo. Poi vedo un autografo da parte di Anson Mount alla Destination Star Trek, e poi vedo una foto autografata di lei assieme a Connor Triner, spero averlo detto bene, Marcello, magari correggimi, che è l'attore che interpretava Trip in Enterprise, poi ha interpretato anche altri ruoli, per esempio Stargate e altre cose. Sofia, a te la prossima foto. Ok, l'altra foto del pubblico invece arriva direttamente da Mauro Vallanti, come abbiamo detto anche in questo caso abbiamo una serie di, anzi una poesia, come, che è, diciamo, è di solito il punto forte delle foto del pubblico, e inoltre abbiamo anche uno screenshot sempre dalla diretta scorsa con Stefano e anche una piccola foto di tre gadget della Destination Star Trek London, dove infatti vediamo appunto oltre la spilla dell'evento anche due badge, possiamo dire. Ma io leggerei la poesia perché è giusto, no? Quindi abbiamo... aspettate che devo avvicinare un pochino lo schermo, ecco fatto. Quella scorsa musicante per me è stata emozionante. Tre ufficiali strepitosi, forti e fighi, pure stilosi. Jareth sotto anfitrione, la Sofia dotto splendore. Poi il maestro Ancis poi sparge arte su di noi. Come posso, Talking Track, non commuovermi... con te, che c'è un track, e che da te diventa track, quindi caro Mauro, sei sempre meraviglioso, devo dire, io ancora non so come ti vengano in mente, secondo me te le studi la notte, perché non esiste, e quindi niente, grazie mille, grazie davvero. Le foto del pubblico per questa settimana sono finite qui, e infatti poi abbiamo la copertina della nostra diretta. E questa sera parleremo di Trekkit. Esatto. Un film documentario di Marcello Rossi e Roberto Baldassari, la vera storia degli appassionati di Star Trek in Italia. Guarda che come leggo bene, ragazzi. Bene, io direi di Marcello, Roberto, di introdurre un po' Trekkit. Come lo vogliamo introdurre? Lanciamo il primo trailer e poi facciamo... Sì, dai, allora, lanciamo il primo teaser trailer che avevamo preparato e pubblicato ormai un po' di tempo fa, però rivediamocelo insieme. Azione! Era, credo, l'estate del 1979. Penso anche in bianco e nero all'epoca. Innanzitutto era vedere un'umanità migliore di quella che c'è adesso. E questo per me è stato un messaggio di ottimismo meraviglioso. Io da bambino volevo essere Spock. Era la prima volta che vedevo una donna che era femminile, elegante, ma se c'era da picchiare, picchiava. Se c'era da ripararsi la console, la riparava. Percepivo che la mia passione fosse qualcosa di poco condivisibile perché non molti riuscivano a capirlo. Io per anni ho pensato di essere l'unico trekker in Italia. Sono venuto a sapere che esisteva un club di appassionati da una trasmissione televisiva e vidi che come ospiti in trasmissione c'erano dei pazzi vestiti appunto con l'uniforme di Star Trek. Ti trovi per la prima volta di fronte a persone che hanno la tua stessa passione e che non ti considerano come una persona strana. E quindi mi si è aperto un mondo.
Allora, innanzitutto appunto una parola se, per chi ancora non, diciamo, ci segue per la prima volta, appunto c'era un povero sfortunato che questa è la sua prima diretta, Trakit appunto è un documentario che abbiamo realizzato con Roberto, tra l'altro nel corso di un lunghissimo periodo di tempo, le prime interviste fatte risalgono al 2016, e, che parla appunto del fandom di Star Trek in Italia. Volendo dare una nota di backstage su questo teaser trailer, in realtà come spesso accade per i teaser trailer, questo fu preparato quando ancora il documentario non era pronto, era anzi ancora in alto mare, e infatti quasi nessuna delle battute che si sentono poi è presente del documentario, ma questo è carino, insomma, anzi è il bello dei teaser trailer. E lo montò Roberto, devo dare a lui il credito quasi totale per questo teaser trailer, un po' per spronarmi perché io mi ero un po' arenato nella scrittura, per cui lui ha montato questo teaser trailer che abbiamo mandato addirittura nel 2019, nel senso che l'idea era proiettare il documentario per la convention di Star Trek, dello Star Trek Italian Club, la StarCon del 2019, per cui lo mandammo a gennaio 2019 pensando che a maggio avremmo avuto il documentario pronto per interessarlo. Però siamo progetto, mi rivedo in molti degli interventi sentiti nel trailer, grazie Stefano. E in realtà poi ci abbiamo messo molto di più, l'abbiamo finito poi praticamente un anno dopo rispetto a quando l'avevamo pensato di finirlo la prima volta. Abbiamo finito il 2020, purtroppo però abbiamo finito l'anno sbagliato perché il 2020 ovviamente è stato tutto bloccato. Noi volevamo appunto presentare questo, fare la prima proiezione al pubblico di questo documentario alla convention di Star Trek, ma non è stata fatta la StarCon nel 2020, volevamo farla poi alla Reunion, che è la seconda convention organizzata dallo Star Trek Italian Club, da ultimo a un posto invernale, ma non è stata fatta neanche quello. Speravamo di farla, in realtà ormai avevamo perso le speranze di farla alla StarCon del 2021, ma non è stata fatta. Adesso è fissato per quella che comunque sarà la StarCon 2021, che contrariamente a tutti gli altri anni in genere si tiene a maggio, si terrà a novembre al posto della Reunion, che è la convention invernale. Speriamo veramente che sia la volta buona, anche perché insomma aggiungo che un po' ci dispiace, appunto, anzi ci fa piacere che ci abbiate invitato qui a parlare del documentario, ci dispiace parlarne senza che poi di fatto ancora non sia stato visto. Ci farà molto più piacere parlarne, confrontarci, avere pareri, critiche, una volta che il documentario sarà uscito. D'altro canto, ovviamente non possiamo, tra virgolette, permetterci di pubblicarlo online così, insomma, vorremmo comunque che il documentario seguisse un corretto percorso distributivo, quindi appunto una prima alla convention e poi altri canali, per arrivare magari alla fine anche a una pubblicazione online, però non vorremmo bruciarlo così. Quello che possiamo dire, anticipo un po' la domanda che senz'altro qualcuno farà, quindi ma quando potremo vederlo? In questo momento abbiamo appunto la prima proiezione alla convention di Star Trek. Dovrebbe poi, ecco infatti Riccardo chiede, dovrebbe uscire contestualmente alla convention in un video, in DVD, abbiamo già un accordo, cioè niente di scritto sulla pietra, però insomma abbastanza certo, e queste sono le due cose più i due punti fermi. Stiamo cercando di trovare altre possibilità distributive. Però al momento ancora non abbiamo news, potrebbero arrivare news in tempi brevi, ma per ora non ce ne sono, per cui noi cerchiamo. Quello che posso dire è che noi chiaramente noi soffriamo in realtà a doverlo tenere ancora nel cassetto, cioè noi l'abbiamo fatto proprio per condividerlo, per farlo vedere, non è che l'abbiamo fatto per noi, l'abbiamo fatto per farlo vedere, incrociò le dita, l'abbiamo fatto per farlo vedere al pubblico, ci piacerebbe molto farlo vedere al pubblico, per cui comunque in un modo o nell'altro, pure nella peggiore ipotesi, insomma, arriveremo anche a metterlo su YouTube pur di condividerlo con tutti i tracker, no? Quindi abbiate pazienza, vi chiediamo pazienza, ma abbiate anche fiducia che in un modo o nell'altro chi vorrà vederlo potrà vederlo. Non so se Roberto vuole aggiungere qualche cosa.
Vorrei, ma mi mordo la lingua. Ma no, ci vuoi parlare un po' del montaggio del taser, se ti va, Alberto? Sì, diciamo che si commenta da sé. Come diceva Marcello, è stato fatto prima che una singola clip venisse montata effettivamente del documentario vero e proprio, e quindi l'unico modo era per evocare il tema del documentario era usare le voci di alcuni dei protagonisti e creare un piccolo racconto vocale di come hanno scoperto Star Trek e di cosa poi è successo successivamente, quando hanno scoperto di non essere gli unici al mondo a cui piaceva Star Trek. E visivamente mi sembrava carino uscire dallo schermo televisivo a tubo catodico in bianco e nero, perché io personalmente Star Trek l'ho visto per la prima volta nel 79 su un televisorino in bianco e nero, tutto disturbato perché dovevo tenere le antenne, stare con un piede per trovare l'equilibrio per poter vedere l'episodio, e non perché spesso si interrompeva perché poi le scariche avevano la meglio. E qui era un po' fantastico. Dovevo farlo visivamente così, con queste immagini sgranate della vecchia televisione con cui sono cresciuto, insomma. No, però ho visto anche un paio di easter egg, tipo Destinazione Cosmo. Sì, perché voi millennial, giovani, sapete, no? In Italia aveva un sottotitolo che era Destinazione Cosmo, perché sennò si temeva che la gente non capisse di cosa si trattasse. In realtà, Roberto, anche più di un sottotitolo, nel senso che a video compariva Star Trek Destinazione Cosmo, ma se ricordi, nella guida televisiva, che pure è presente nel documentario, nel TV Radio Corriere, era presentato solo come Destinazione Cosmo, non c'è scritto Star Trek. Quindi il titolo italiano era il primo titolo italiano era Destinazione Cosmo. Chiaramente sì, come ha notato anche Mauro, c'è cioè il logo di TMC, il logo di TMC dell'epoca, ricostruito da Roberto, e notate, se ci avete fatto caso, c'è scritto TMC1, ma non perché esistesse già TMC2 e TMC1, ovviamente parliamo di cose che dovevano venire da almeno 15-20 anni dopo, ma perché veniva indicato 1 o 2 a seconda di qual era il ripetitore che tu prendevi, a seconda quindi della zona in cui ti trovavi, e per cui vabbè, abbiamo messo uno, poteva essere anche due, insomma, era a seconda della zona d'Italia in cui stai guardando Star Trek. Prego. No, finire. Comunque TMC non raggiungeva tutta la penisola, raggiungeva solo il nord e una parte del centro. Io mi ricordo quando guardavo le puntate nel 79 che praticamente l'unico spot pubblicitario, intanto c'erano le interruzioni pubblicitarie che per noi erano una novità assoluta, perché la RAI non interrompeva mai un programma con la pubblicità, mentre Monte Carlo lo faceva, però aveva praticamente soltanto uno spot di sigarette milde sorte, una canzoncina che io praticamente ce l'ho stampata nel cervello, perché ogni 10 minuti partire, quindi io l'associo a Star Trek, capagista di ritorno. A me sembra tanti anni fa quando guardo, perché io devi sapere che ho cominciato con Star Trek Enterprise, perdonami, ma chi può. Per la mia generazione c'era quello in TV, ti parlo di circa 2003, giù di lì, io ho iniziato con Enterprise, poi ho recuperato tutto il resto, ma purtroppo non ho vissuto questi momenti. Non buttarti giù, la gioventù. Però vedo che tanti tra i commenti si rispecchiano in voi, ti capisco Roberto, c'è un sacco di... Vai, vai Marcello. No, allora, questo appunto era un teaser trailer, poi dopo siamo stati bravi, abbiamo completato il documentario e abbiamo cominciato anche a vedere se trovavamo
un modo per distribuirlo, appunto. Per cui abbiamo cominciato a mandarlo a qualche distributore, qualche contatto che avevamo, insomma. E una delle cose che mi dissero, che è giusta alla fine, diceva: vabbè, ma non puoi pretendere che uno prenda e si guarda un'ora e un quarto di documentario così. Prepara un trailer, che uno guarda il trailer e se gli piace il trailer poi si guarda anche il documentario. Per cui giustamente ci siamo messi al lavoro a documentario finito anche sul trailer, che quindi utilizza scene e musiche dal documentario, e quello è il trailer diciamo ufficiale del vero e proprio del documentario. Cosa scrive? Aspetta, mi è sfuggito l'ultimo commento. Questo qua. Il momento peggiore è stato negli anni 90. Sì. Con 4 ore di videoregistrazione a notte, sennò ti sfuggiva l'episodio. Ecco, forse questo caso sono contento di non averlo fatto. Però io andavo di DVD con TNC, perché okay. Non c'erano, diciamo, nel post Enterprise ancora non andavano. C'è stato quel periodo, diciamo, di congelamento tra Enterprise e il primo film di J.J. Abrams. Marcello, io direi a questo punto di vederlo, il secondo film. Vediamo il famoso trailer. Vai. Eccolo qua. Credo che sotto ci sia la sensazione bella dell'appartenenza a una comunità. Sono stati mesi in cui abbiamo fatto i carpentieri, abbiamo fatto i pittori, abbiamo fatto i designer. È la prima divisa di Star Trek nello spazio. Che quelli vanno a camminare sulle montagne, no? Proviamo a conoscerli meglio. Un trekker fa come filosofia di vita proprio la filosofia di Star Trek. Noi siamo stati il primo club al mondo ad avere un riconoscimento ufficiale nei titoli di coda di una serie televisiva. È un ricettacolo proprio di gente a cui vuoi bene. Io mi diverto un sacco a mettermi in costume. Ma certo che ci guadagna. È stato il giorno peggiore della mia vita. Si è aperto un mondo. E io le ho detto: guarda, che essere strani è una cosa buona, perché non siamo tutti uguali. Bellissimo. Ed eccolo qua. E questo appunto è il trailer. Questo l'abbiamo pubblicato a maggio di quest'anno. Sì, effettivamente ci piace anche a noi. Scusa, maggio dell'anno scorso, no? Maggio di quest'anno deve ancora arrivare. Grazie. Adesso sulla musica pure approfondiremo. E niente, insomma, penso che faccia il suo lavoro, cioè racconta, fa capire bene quello che di cui parlerà il documentario. Senza spoilerare. Senza spoilerare, insomma. Sì, arriveremo, Mauro, anche alla canzone. La notte è ancora giovane. La notte è giovane. E niente, questo è. Quindi facciamo allora a questo punto un piccolo passo indietro, già hai ragione Tino. Questo documentario nasce nasce nel 2015, perché sapevamo che nel 2016 ci sarebbe stato ringraziamo Alberto, certo, ci sarebbe stato il 50° anniversario di Star Trek, no? Dal 1966. Per cui nel 2015 io avevo accennato questa cosa a un'altra persona con cui collaboravo, e questa persona mi ha detto: beh, facciamo un documentario, sarebbe bello fare un documentario sui Trekker in Italia. Lui sapeva che io andavo alle convention, tutte queste cose qua. E abbiamo fatto una serie di incontri, però poi non se ne è fatto più niente. Tant'è che poi eravamo nel 2016, nell'anno della convention, del 50° anniversario, eravamo alla convention io e Roberto, e raccontandogli questa cosa è stato Roberto che ha acceso questa scintilla, e lui ha detto: facciamolo noi, scusa, chi meglio di noi, insomma, frequentiamo i trekker da una vita, siamo qua, insomma, abbiamo fatto tanti lavori con Roberto televisivi, insomma, no? Roberto deve a me la sua carriera. Vabbè, li potete citare, ragazzi.
Abbiamo fatto, quando lavoravo a Canal Jimmy, abbiamo fatto una lunghissima serie di speciali, diciamo, non posso dire documentari perché duravano una decina di minuti, però ogni settimana si chiamava Wonder Stories, adesso qualcuno l'ho anche caricato su YouTube, ogni settimana andava in onda un nostro speciale di una decina di minuti sul film che poi andava in onda su Canal Jimmy. È stata una bella esperienza, siamo andati avanti per 3 anni, insomma, produrre per 3 anni, voi lo sapete, insomma, andare in onda una volta a settimana è faticoso. E abbiamo fatto, quando io lavoravo per Studio Universal, sia Roberto e a Luca Luocco, il documentario su Dylan Dog, il primo documentario ufficiale su Dylan Dog, insomma abbiamo fatto tanti lavori, ai DVD di Spazio 199, UFO, ai confini della realtà. La canzone arriva Francesco, abbi fiducia, però non devi avere troppo sonno perché arriverà abbastanza in coda. E Wonder Story, bravo Marco che te lo ricordi. Sì. Io mi ricordo programma. Wonder su Rai 4, può essere? Quello è Wonderland. Però anche lì hai fatto qualcosa, ho visto. Un ottimo programma. Wonderland, sono stato intervistato una volta a parlare proprio di Lost Track. Sono comunque insomma in buonissimi rapporti con i due autori, Leopoldo Santovincenzo e Carlo Modesti Power. Mi piacerebbe lavorare per Wonderland. Tra l'altro, alcune immagini del nostro documentario sono già passate per Wonderland. Alcune immagini sono passate per Wonderland. Sì, a un certo punto gli servivano immagini del fandom, per cui hanno usato del fandom di Star Trek, hanno usato come copertura, ci hanno chiesto il permesso, ovviamente noi siamo stati ben contenti di dargli, lo hanno usato un po' di immagini proprio del trailer. Ma il nostro programma è precedente, Wonderland inizia, se non sbaglio, nel 2015. Wonder Stories, quello che facevamo noi, è precedente se vogliamo, l'abbiamo fatto in un'epoca in cui essenzialmente non c'era ancora YouTube, cioè per farvi capire, noi del film di cui trattavamo, no? Ci tenevamo a mettere sempre il trailer originale. Tante volte abbiamo dovuto acquistare il DVD in Inghilterra o negli Stati Uniti perché sennò non troviamo il trailer originale del film. Non era come oggi che vai su YouTube e trovi la qualunque. Abbiamo fatto tante ricerche, insomma, è stata una bella esperienza. Detto tutto questo, quindi ci siamo messi all'opera e poi nello stesso anno, nel 2016, quindi sempre l'anno cinquantennale, alla convention, quella invernale, la reunion, abbiamo cominciato a fare interviste. E cioè, prima diciamo, ci siamo fatti uno schema mentale di come sarebbe dovuto essere il documentario, quello che volevamo raccontare. E poi, però, questo essendo un documentario che si basa molto sulle interviste, prima della scrittura vera e propria viene la fase di intervista, cioè prima si fanno le interviste e poi in base a quelle tu costruisci. Infatti questo, noi abbiamo intervistato 40 persone, questo è lo schema che io mi sono costruito, cioè io ho dovuto trascrivere tutte le interviste, spesso scrivo non proprio parola per parola, solo delle frasi, se vedete all'inizio sulla sinistra scrivo solo delle frasi chiave. Poi mi sono reso conto che non bastavano, dovevo proprio trascriverla, per cui andando più avanti sulla destra cominciavo a trascriverla proprio tutta l'intera intervista. Ogni riquadro è un argomento e in rosso, in viola, in grigetto, insomma mi segnavo le cose che secondo me era importante tenere in qualche modo. E questo è stato il lavoro più lungo di tutti, insomma, per quel che mi riguarda, cioè per la fase di scrittura, perché insomma 40 interviste, ogni intervista dura un'oretta, insomma qualcuna di più, qualcuna di meno, è veramente tanto tanto materiale, da cui poi tu, è come tante volte l'abbiamo detto con Roberto, è come una statua, no? Tu hai un blocco enorme di marmo da cui devi togliere, cioè lo ottieni per differenza il documentario, cioè togliendo quello, non mettendo quello che serve, ma togliendo quello che non serve. E questo diciamo da un lato. Dall'altro lato c'è stata una lunghissima ricerca su tutti i materiali di archivio che avevamo a disposizione, eccoli qua, questo per farvi capire appunto è l'elenco di tutti i materiali e vicino ce li siamo revisionati tutti da capo e stiamo parlando questa volta veramente di decine, forse più di centinaia di ore di materiali, di riprese fatte alle convention, abbiamo avuto molte persone che avevano fatto le riprese che ce l'hanno
date, cioè ci hanno concesso le riprese che loro avevano fatto personali, tutte abbiamo ringraziato tutti nei credits dei titoli di coda del documentario. E anche lì, per ogni volta che trovavo o che Roberto trovava qualcosa che pensavamo potesse essere utile al documentario, si segnava a fianco il time code e poi uno se li metteva da una parte. E infine, oltre, questi sono i materiali d'archivio video, abbiamo attinto nel documentario, si vedono anche tante foto, no, prese da, appunto, dalle vecchie convention, da vari eventi. E tanto per darvi un'idea, questo è l'hard disk con le foto, ce ne sono ben 158.841, veramente tante. Tra l'altro approfitto subito e ringraziamo Tino Barletta che ci sta seguendo in questo momento, se non si è addormentato. Lui è uno dei fotografi ufficiali, è stato uno dei fotografi ufficiali della StarCon e della StickCon per tanti anni, e insomma, senz'altro, noi le foto più vecchie non riportano i dati EXIF dove si trova il nome del proprietario della macchina fotografica, quindi dell'autore della foto, per cui non sono archiviate in modo che sapessimo chi è che l'aveva fatta, anche perché poi le foto più vecchie invece sono proprio quelle da cui abbiamo attinto di più, per cui abbiamo usato tante foto sapendo chi era il pool di fotografi che in quegli anni ha fatto le foto, ma senza sapere la singola foto di chi era, per cui poi, ah, bravo Tino, ok, sei ancora sveglio. abbiamo usato foto senza sapere esattamente di chi fosse, ma abbiamo doverosamente citato tutti i fotografi poi nei titoli di coda del documentario. E niente, questo appunto per quel che riguarda la mia parte, che è stata quella più di scrittura. Roberto invece si è occupato del montaggio, lascio a lui la parola, e ricordo appunto che abbiamo la clip in cui fai vedere la timeline del documentario. Facciamo prima parlare Roberto e la mostriamo o il contrario? No, ma mostrala, che spiega bene visivamente. Da un'idea ecco, questa è una parte del montaggio. Ogni tesserina è una singola inquadratura, una singola fotografia, una singola clip video, poi c'è la parte audio, eccetera. Penso che non ci sta tutto nella timeline, se no diventava una cosa incomprensibile. Però insomma è molto intricato, insomma, potete vedere, e ogni singola tesserina è il risultato di ragionamenti e di scelte, insomma. Questo per farvi capire che in qualsiasi prodotto, ma in particolare in un documentario che lavora molto sui materiali di archivio, io e Roberto lavoravamo proprio al secondo, no? Cioè stavamo lì a dire, ok, mostriamo per 2 secondi questa foto, poi metti 3 secondi quest'altra e poi metti la battuta che dice questo. Cioè comunque è così che un prodotto audio-video di questo tipo... va lavorato appunto in questo modo, per cui insomma il lavoro di Alberto, di Roberto è stato altrettanto proprio certosino. Comunque, allora, quindi diciamo, da un lato c'è stata la sbobinatura delle interviste, poi il montaggio, abbiamo tirato giù quindi un premontato del documentario. Quello che però noi fin dall'inizio sapevamo e avevamo deciso è che volevamo in qualche modo un narratore, un conduttore, un ospite che conducesse gli spettatori nel loro viaggio alla scoperta dei trekker italiani. E già abbastanza dall'inizio la scelta è caduta su Giovanni Mongini, che è un caro amico, approfitto per salutare. Giovanni Mongini, ecco qua una sua foto nel suo studio, per chi non avesse mai sentito, è uno studioso e storico della fantascienza, del cinema di fantascienza, abbastanza famoso in Italia, nel senso che lui è dagli anni 70 che pubblica libri, ha pubblicato la storia del cinema di fantascienza con la Fanucci, insomma ha pubblicato tantissimi volumi, anche dei romanzi, è un grandissimo collezionista. Io ero già stato a casa sua, sapevo che lui ha una casa grandissima su 2 piani, che è una specie di casa museo, insomma, piena di oggetti, di libri, di
Enrico conserva giustamente le fanze, ce l'abbiamo anche noi, bravo Enrico. E niente, per cui anche l'ambientazione, il set su cui potevamo girare andando a casa di Giovanni Mongini era adeguato. E ovviamente noi abbiamo chiesto sin da subito a Banni, come lo chiamano gli amici, se era, questo è l'allestimento che abbiamo fatto a casa sua per le riprese, abbiamo chiesto subito se lui era disponibile. Lui è stato molto, molto disponibile, molto contento di aiutarci, solo che noi gli abbiamo chiesto quando abbiamo iniziato a montare il documentario, ma poi è passato tanto tanto tempo prima che poi fossimo andati a casa sua, perché essendo lui il conduttore, in qualche modo le sue interventi devono essere messi a posteriori, cioè sul montaggio già fatto, cioè tutte le interviste erano già montate, tutto quanto era già fatto e lui poi interveniva. Per cui ogni volta, ogni 3 mesi ci sentivamo e dicevamo, ma allora quando venite a fare interviste? Guarda Vanni, adesso mese prossimo vedrai che c'è, da altri 3 mesi, guarda ci siamo quasi, manca proprio, adesso dai, un anno e mezzo avanti in questo modo, finché alla fine ho detto, vale, ce l'abbiamo, adesso ci abbiamo il premontato pronto, possiamo venire finalmente da te. Tra l'altro durante tutta la fase di montaggio Roberto con la sua voce si era adeguato a fare da speaker, cioè nel senso aveva inciso una traccia, quella che si chiama la traccia guida, con la sua voce per avere un'idea, esatto, i tempi di montaggio, per cui noi per mesi e mesi abbiamo visto e sentito il documentario centinaia di volte con la voce di Roberto anziché con gli interventi di Mongini. E vabbè, però finalmente ce l'abbiamo fatta. Una stanza di piacere, è vero, Mauro. Finalmente ce l'abbiamo fatta e siamo andati a gennaio del 2020, faceva veramente molto freddo, mi ricordo, infatti si vede che il povero Vanni c'ha un bel felpone addosso, cioè si vedeva il fumo che usciva dalla bocca. Comunque siamo andati a casa sua, siamo stati 2 giorni, cioè abbiamo fatto un primo giorno di sopralluoghi, di controllo, e poi un giorno vero e proprio di riprese, proprio dalla mattina alla sera, fitto fitto, per girare quello che ci serviva. Vanni è stato disponibilissimo, si è prestato senza fiatare a tutto quello che gli chiedevamo, a ripetere le sue battute più volte, insomma veramente un encomio per Mongini. E vi facciamo vedere adesso una breve clip in cui appunto vi mostriamo un po' della sua casa, della sua collezione, e poi vi anticipo, nella clip noi abbiamo deciso di usare appunto la sua collezione, le riprese che avevamo fatto per i titoli di testa del documentario, quindi facciamo vedere come abbiamo usato quelle riprese per fare la sigla di apertura del documentario. Oh, e quindi questi sono appunto i credits di apertura del documentario. E tenete a mente che pure appunto per questo dettaglio non è stato facile, a parte che avevamo già passato tutta la giornata a girare con Mongini, quindi le ore disponibili ormai scarseggiavano.
per fare, per dire, una panoramica, no, orizzontale su uno scaffale, bisogna prima posizionare dove hai detto che abita oddio, come si chiama? Vicino Rovigo, in provincia di Rovigo. Ai confini della realtà. Ai confini della realtà. Devi dare anche l'indirizzo, magari, la casa. No, l'indirizzo non lo do. Ah, posso dire che abita in mezzo al nulla, è una casa, bella casa di campagna, però proprio in mezzo al nulla. Gaiba, come si chiama la città che c'era più vicino? Non era Gaiba, Salara, ecco. Il comune è Salara, ecco. Comune Salara. E dicevo... chiaramente per fare una carrellata di uno scaffale bisogna posizionare le luci, bisogna studiare il movimento, bisogna vedere il fuoco, no? E tant'è che, tra l'altro, devo dire qui Roberto è stato molto bravo, anche per esempio se ci avete fatto caso, in alcuni casi la telecamera sta ferma, però si muove la luce, che serve per dare movimento all'immagine, con le ombre che si allungano, per non avere una ripresa statica, insomma. Poi doveva essere una cosa quasi onirica, infantile, no? da Nina Nanna, quindi ci stava che le luci fossero un po' magiche. Ah, comunque bisogna citare doverosamente Graziano Menegazzo, che ci ha dato una grande mano per le riprese da Mongini e non solo, anche a Bologna. Sì, siamo andati in tre, gli abbiamo invaso casa per un giorno senza pietà proprio. E questa immagine vediamo un minimo di allestimento che avevamo fatto lì, se puoi mostrare anche la successiva, se c'è, ecco, qui si vede, aspetta, no, questa sì, è la successiva, ok, no, torniamo a quella precedente, abbiamo un piccolo backstage, appunto delle riprese che abbiamo fatto. Devo dire, eravamo così concentrati, presi, sapendo che avevamo solo quella giornata a disposizione, anche perché io, insomma, ci venivo da Roma, insomma, per me, cioè, era un viaggio lungo arrivare fino lassù, eravamo così presi dal portare a casa quello che ci serviva, che abbiamo dedicato veramente poco o nulla a fare foto, filmati di backstage e cose del genere, però un minimo di backstage ce l'abbiamo, c'è un po' di linguaggio scurrile, ma penso che a questo ormai siamo in fascia protetta, non siamo più in fascia protetta, e appunto anche per farvi capire l'atmosfera che c'era sul set, insomma, la disponibilità di Vanni, quindi c'è la clip adesso. Sì, ho capito, che uno dovrebbe fare la faccia, non capisco, un cazzo più o meno, giusto? Esatto, poi sempre il cazzo lo puoi ripetere. Non per me, tutti per me. Testa di tutto il documentario. Aspetta. Ok, questa è così l'atmosfera per spezzare la tensione che c'era sul set. Oh, come potete vedere da questa foto, avevano Roberto e Graziano, avevano montato due telecamere, no? Si vede un obiettivo sulla sinistra e un obiettivo un po' più a destra, e la strada di legno le dava, ma guarda, Vanni ha delle cose veramente impensabili, perché, allora, questo è sempre un problema, quando hai un documentario con una persona che parla, è molto importante cercare di variare in quanto più possibile le riprese, perché una persona che parla visivamente può essere noiosa, no? Dopo un po' annoia, la puoi tenere in realtà 15-20 secondi un'inquadratura fissa su una persona, per cui un modo per ottenere questo effetto è farla parlare in modo che guardi in due telecamere diverse, per cui avevamo due camere, e adesso abbiamo la clip che vi fa vedere come viene lo stacco tra una e l'altra. Partito? Azione. Ma perché proprio Star Trek? Cos'ha di tanto speciale questa serie? No, questa mi piace molto. Questa mi piace molto. Ma perché proprio Star Trek? Cos'ha di tanto speciale questa serie? Quindi con un'unica ripresa, no, ti sei portato a casa due diverse inquadrature, e lui il discorso è fluido, insomma, non la devi fare due volte, arricchisce.
questa è una tecnica. L'altra, Roberto, io poi se tu hai vuoi aggiungere qualcosa, l'altra tecnica è che io ho preparato la scaletta dei materiali, quindi sono più preparato di Roberto. L'altra tecnica, appunto, è quella che relativa alla foto che era stata mostrata prima, se puoi rimandarla. Ecco, come vedete, io l'ho illuminata e l'ho indicato sulla freccia. Avevano montato sempre Roberto e Graziano, grazie all'inventiva di Graziano, un carrello amatoriale sul pavimento, cioè è un binario, appunto, che ti consente di spostare orizzontalmente la telecamera. E questo, insomma, le produzioni, quelle grandi con tanti soldi, ce l'hanno motorizzati con una persona addetta apposta solo a manovrare il carrello. Noi facciamo tutto in maniera amatoriale, e non solo, fare le riprese, la telecamera consentiva di fare le riprese in 4K, mentre il documentario era girato in Full HD, quindi era una risoluzione superiore a quella che serviva del documentario. Questo ha consentito poi a Roberto, in fase di post-produzione, di creare delle zoomate, no? Cioè, usando il dettaglio in più disponibile, di allargare l'immagine. Unendo la zoomata con il movimento del carrello, sembrava come se la telecamera ruotasse intorno a Mongini, e questo serviva sempre per movimentare un po' la ripresa. Adesso abbiamo la clip che vi fa vedere come funziona e qual è poi l'effetto finale. Partito io. Partito. Azione. Nel frattempo il club cresceva e iniziava la collaborazione con tutte quelle realtà commerciali che in Italia si sono occupate di Star Trek. Top, cosa dite? Nel frattempo il club cresceva e iniziava la collaborazione con tutte quelle realtà commerciali che in Italia si sono occupate di Star Trek. È molto più carina, no? Un'inquadratura che piano piano si sposta e si avvicina al soggetto, insomma. E niente, quindi questo proprio perché, appunto, ci tenevamo moltissimo anche a curare l'aspetto tecnico, non solo il contenuto. Su questo Roberto è un rompiscatole infinito, per lui non è mai abbastanza, cioè non si sente mai soddisfatto, è un po' come Kubrick. Non è... Sì, uguale. Uguale. Vabbè. Aspetta Marcello, Sofia, tu che hai studiato cinema. Vai. Cosa ne pensi, insomma, di tutte queste cose, tutte queste informazioni che ci ha rilasciato Roberto e Marcello? Ma guarda, allora, io se posso avrei una piccola domanda, scusate, vai. per Roberto e Marcello, forse una domanda un po' sciocca, però perdonatemi, mi era venuta in mente prima. Comunque, appunto, come abbiamo visto, c'è stato un grande lavoro di montaggio anche, cioè si parla non solo di andare proprio nei posti fisici, ma anche si parla anche poi di andare, appunto, a realizzare quello che poi è effettivamente il documentario dal punto di vista, appunto, del montaggio. Volevo sapere, ma per realizzare il prodotto finito, cioè, nel senso, avevate voi tutti i software adeguati per portare a termine il lavoro, oppure avete, tipo, non so, magari... noleggiato se ci sono delle sale di montaggio piuttosto che qualcosa, perché insomma è un grande lavoro che effettivamente magari un computer un pochino più casalingo, a meno che uno non disponga proprio di qualche modello molto avanzato, forse gli risulta un po' difficile. A me è capitato durante la carriera universitaria di dover montare qualcosa, e sì, finché erano cavolate da 5 minuti ce la facevo, ma un lavoro del genere con il mio piccolo portatile non potrei mai pensare di farlo. Quindi ero curiosa di sapere questo, okay. Cioè se era totalmente amatoriale anche dal punto di vista degli strumenti, oppure se eravate andati ad attingere da qualche altra parte. Ecco, ti posso parte. Rispondere io? Prego. Se avessimo avuto un budget, avremmo potuto rivolgerci a dei professionisti seri per ogni fase, l'audio, il video, il montaggio. E siccome non avevamo una lira, abbiamo fatto tutto noi, però abbiamo, un po' perché io comunque nel bene e nel male mi guadagno la vivere con queste cose qua, insomma, non sarò Kubrick, però... Certo. E la tecnologia poi ci venuta incontro, perché le cose che racconti tu erano sicuramente vere 20 anni fa,
Adesso i microprocessori sono talmente potenti che quello che puoi fare a casa, una volta se lo sognavano anche a Hollywood, che dovevano andare di moviole, di pellicole, tagliare col taglierino, eccetera. Quindi siamo fortunati da questo punto di vista, siamo in un'epoca in cui se hai delle idee, un minimo di talento, puoi fare delle cose che assomigliano a quelle vere, quelle professionali, insomma. Ma dici, rivelaci, che macchina usi tu, Roberto? Perché ha montato tutto lui sul suo hardware. Io sono Apple da quando sono nato, per cui sono sempre rimasto su Macintosh. Qua, per dare un'idea del passaggio del tempo, io ho iniziato con un Mac Pro che avevo comprato nel 2009, il lavoro di montaggio di questo documentario, però l'ho finito l'anno scorso con un iMac di ultima generazione, l'iMac è un computer meno professionale, diciamo, del Mac Pro, però siccome sono passati 10 anni, l'iMac che ho adesso è molto più potente e performante del Mac Pro costosissimo che presi 10 anni prima, insomma. Quindi non ho avuto problemi da quel punto di vista lì. E come software che usi? Io uso Final Cut Pro X per il montaggio e After Effects per le animazioni, anche perché una cosa che non abbiamo detto, che ho cercato di curare, sono anche, abbiamo necessità di mostrare anche dei documenti, degli articoli di giornale, delle fotocopie dell'epoca, dei primi passi del club di Star Trek, e volevamo comunque che avessero una certa dinamicità, insomma, che non fossero semplicemente delle diapositive statiche piazzate lì per qualche secondo. E quindi con After Effects si riescono a ottenere degli effetti carini che rendono più dinamico anche la visualizzazione di una semplice fotocopia o di una fotografia, insomma. Nel secondo taser si è visto qualcosa con questo effetto? Nel trailer vero e proprio, sì, ma ce ne sono anche altri, anche più carini, devo dire. Roberto si sottovaluta, lui fa delle bellissime animazioni 3D, insomma, fa anche effetti speciali per i film veri, insomma, per cui dal punto di vista grafico ovviamente è molto curato il documentario. E tra l'altro, ecco, se proprio invece vogliamo dire, anche la cosa, per esempio, se avessimo avuto budget magari si poteva investire, avevamo delle buone attrezzature, però anche quelle erano tutte cose che più o meno già c'erano, oppure chieste in prestito ad amici che ce le avevano, perciò le attrezzature per fare le riprese, il microfono per registrare l'audio, le luci. Devo dire, di nuovo, ringraziamo Graziano che si è portato mezza casa, e c'ha un sacco di materiali, cioè, lì a casa di Mongini. Un'altra persona che proprio non finiremo mai di ringraziare invece è il musicista, che è un amico di Roberto. Lascio a te la sua presentazione, sì. E poi ci vediamo la clip. Prima abbiamo fatto vedere il trailer, hanno detto belle le musiche, vediamo la clip di come abbiamo fatto la sigla di Trek It. Allora, musiche. Vai. Faccio un preambolo o vogliamo vedere? No, fai il preambolo, okay. presenta. Okay. Le musiche sono state composte da un mio carissimo amico dei tempi delle scuole superiori, che è Daniele Benji Benati, che è un musicista professionista e anche il leader dei Ridillo, che è un gruppo funk storico italiano che festeggia tra l'altro quest'anno il trentennale di formazione. Ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, io ho fatto dei videoclip per il suo gruppo Ridillo, e quando si è trattato di decidere di fare le musiche per il nostro documentario ho pensato che sarebbe stata la persona più adatta per farlo. E da qualche, mi dice anche Marcello,
non siamo rimasti delusi, insomma. Alla fine. Tanto, tenete presente che durante appunto la lavorazione, il premontaggio, Roberto, come si fa sempre in questi casi, aveva messo delle musiche di appoggio per sentire un po' come venivano, no? Prese da delle library, tanto sapevamo che non erano definitive. E il fatto è che durante il montaggio tu quello che stai montando lo vedi decine, decine, centinaia di volte, per cui dopo un po' ti entra nell'orecchio, no? Quella scena con quella musica. Poi c'è sempre molto timore quando senti quelle che invece dovranno essere le musiche, dopo l'hai sentito 100 volte con un'altra musica. E invece no. Sì, ci sono stati casi clamorosi nei film, per esempio il film Alien di Ridley Scott è stato montato con delle musiche di Jerry Goldsmith preesistenti, e il montatore e il regista Ridley Scott sono talmente appassionati a queste musiche preesistenti che quando poi Goldsmith finalmente ha composto e registrato le musiche originali, alcune di quelle musiche a regista non piacevano meno di quelle che avevano scelto loro e sono rimaste poi quelle vecchie nel film definitivo, insomma. Nel nostro caso questo non è avvenuto, però. E in particolare per quella che è proprio il tema portante di Trekkit, volevamo una musica con un buon ritmo, insomma, che ci fosse anche un coro, e per cui abbiamo chiesto appunto a Benji di realizzare questa cosa, e adesso vi facciamo vedere la clip dell'incisione del coro, no? Questo è il coro per la sigla di Trekkit. Roberto, mi dai l'azione, almeno non ti... Vai tranquillo. Non ti tanto sopra. Viktor e Smusma. Vai Vunajas, vai Teris. Un'altra? Papi, secondo me ha detto Tai. Infatti adesso la rifacciamo. Pronta? Viktor e Smusma. Vai Vunajas, vai Teris. Questa era una prova, ovviamente, che è stata filmata, e le due ragazzine sono una, la figlia di Benji e la sua compagna di scuola, che si sono prestate a cantare questo ritornello in una lingua molto misteriosa che adesso vedremo. No, la lingua non la diciamo, è in vulcaniano. Okay. Però adesso sveleremo il significato di quelle parole. Okay. E questo che vedete adesso è il risultato del lavoro di Benji. Vado con la seconda clip. Vai. Grazie. Bellissimo. Ok. Stavo ballando mentre stavo. Ci è piaciuto. Sarà la cosa più bella del documentario. Cioè, ci è piaciuto molto. Va bene. E quindi andiamo avanti con la. Ah, ecco. Abbiamo anche un'immagine per far vedere anche il montaggio delle musiche. Che pure su quelle, insomma, ogni pezzettino verde che vedete è un brano diverso. Anche lì, esatto, diciamo... la linea lunga grigia è il documentario finito, renderizzato da inizio alla fine, sono 76 minuti di documentario, e le tessere verdi che vedete sotto sono le singole musiche che iniziano e finiscono per diciamo, descrivere i momenti del racconto, che hanno ovviamente diversi toni e diverse funzioni, insomma, all'interno del racconto totale, insomma. E niente, diciamo che poi con la chiusura anche della musica, della parte musicale, il documentario era davvero, insomma, completo, praticamente pronto.
però ci mancava un elemento che non è affatto secondario, la locandina. Cioè, comunque quando produci qualche cosa hai bisogno di un artwork, di un'immagine grafica che poi accompagnerà il tuo lavoro in qualsiasi forma di distribuzione, no? Eppure quello non era facile, cioè serviva un'immagine che facesse capire che stavamo parlando dei fan di Star Trek, dei fan di Star Trek italiani, che non violasse alcun copyright, cioè non potevamo usare Kirk, Spock o Picard o i loghi di Star Trek, e per cui alla fine la scelta è caduta in questa qui, che vi facciamo vedere, insomma, forse l'avrete già vista, e la cosa divertente di questa foto, che è di Fausto Branchi, uno dei fotografi, e ringraziamo uno dei fotografi della convention, è che l'immagine, la foto non è, cioè è photoshoppata, ma è reale, nel senso un ragazzo che Luciano Gruarin, che era un appassionato di Star Trek che frequentava le convention, si era davvero tagliato i capelli con il simbolo, il delta della federazione dietro, e i capelli li aveva davvero rossi, per cui Roberto ha dovuto aggiungere solo il bianco e il verde per far capire che stavo parlando dei trekker italiani. E niente, e insomma, secondo noi è stata una cosa carina, divertente, insomma, che comunicava subito l'argomento. E poi era vera, insomma, non era... Esatto, non c'era niente fatto, insomma. E, tra l'altro, c'era un'altra opzione, che è l'immagine che vi faccio vedere, che pure questa è un po' strana. Però, ovviamente... Sono due fan, ma non sono italiani, quindi non l'abbiamo cassare perché non erano italiani. Ah, poi comunque non sappiamo chi sono, per cui non avremmo potuto usare, mentre Luciano l'abbiamo potuto contattare e chiedergli il permesso, non avremmo potuto usare la loro foto senza il loro permesso. E questo più o meno conclude la nostra panoramica. Riccardo, conclude la nostra panoramica sul making of, quindi sul documentario. Che dice Daniela? Daniele, scusa. Vero, vero, poi vedrai nel documentario che quando raccontiamo proprio l'inizio del fandom, quando davvero ognuno si sentiva sperduto. E, dopodiché, appunto, siamo arrivati al momento in cui lo abbiamo annunciato, poi non lo abbiamo potuto proiettare, però per come ormai si fa al giorno d'oggi, per creare un po' di attesa, avevamo preparato delle piccole clip da proiettare in anteprima sui social, no? Ormai si usa così, no? Uno fa vedere il trailer e poi fa vedere uno, due, tre clip, che teoricamente appunto dovevano aprire la strada poi alla proiezione vera e propria del documentario. La proiezione non c'è stata, però le clip, se volete, le possiamo vedere insieme e magari le commentiamo. Volentieri. Vado con la prima. Vai. Non facevo trapelare minimamente che io fossi interessata a una cosa del genere, perché la fantascienza adesso ha dilagato, ma a quell'epoca no. Spesso si confondeva chi era un appassionato di fantascienza, nel senso che leggeva racconti e romanzi, con chi invece credeva a avvistamenti di UFO. Ah, questa che parla è appunto una cara amica, Fiammetta, una trekker anche lei della primissima ora, e che racconta insomma la sua esperienza, che non è la sola che si è trovata a vivere, cioè negli anni 80, quando insomma, noi eravamo appunto adolescenti e crescevamo, se tu andavi al baretto sotto casa e dicevi: ah sì, a me piace tantissimo Star Trek, i vulcaniani, i Klingon, i romulani, ti guardavano strano, insomma, si parlava di calcio, si parlava delle modelle, queste cose qua, insomma, è un trekker, manco sapevi che voleva dire, è un fan di Star Trek, cioè un fan di una serie TV, era una cosa, insomma, così, non se ne trovavano. Adesso
viviamo in un altro mondo, probabilmente migliore, per fortuna, cioè se sei un fan di qualunque, il Trekker adesso è anche un caso eclatante, ma se ti interessi, che ne so, una serie sconosciuta, senz'altro su internet troverai qualcuno, ma se ti interessi anche di uno strumento musicale che non conosce nessuno, insomma, riesci a trovare qualcuno con cui condividere la tua passione. All'epoca no, per cui c'era anche un po' di vergogna, anch'io lo tenevo nascosto, insomma, avevo in casa un armadio in cui tenevo le cose Trek e non facevo vedere a nessuno, insomma, perché avevo questa sensazione che non sarei stato capito, insomma, non mi avrebbero guardato come un alieno e basta, ovviamente, cioè, come quelli che credevano agli UFO, insomma. E poi in un mondo senza internet non c'era la comunicazione, quindi davvero pensavi di essere l'unico, una specie di mutante, no? E questo, se non sbaglio, sì, viene ribadito adesso in un'altra clip. Comunque, vediamo se volete la seconda. Sì, sì. Happy days. Vado con la seconda clip. Tu cresci in un contesto in cui pochi guardano Star Trek. Cresci sapendo di essere strana perché non ti piacciono delle cose di massa. Io per anni ho pensato di essere l'unico Trekker in Italia. Penso che sia una cosa successa a tanti. Quando è uscita la prima puntata di Star Trek The Next Generation, alla fine nei titoli di coda ho visto che lo Star Trek Italian Club aveva curato i dialoghi e mi è venuto un colpo: c'è uno Star Trek Italian Club. Quindi in questa situazione in cui ognuno pensava di essere l'unico, essere una specie di malato, la dicitura Star Trek Italian Club, che si leggeva su una rivista ancora non nei titoli di coda, perché se parliamo della prima serie l'apporto del club non c'era stato, scopre che esiste una associazione di gente come noi, no? Quindi non siamo soli nell'universo. Sì, anch'io esattamente come Claudio, cioè io ho scoperto che esisteva uno Star Trek Fan Club quando ho visto Star Trek The Next Generation, ho letto supervisione di dialoghi di Star Trek Fan Club, perché appunto non c'era altri modi, o lo trovavi scritto per caso su una rivista o sul retro di copertina di un libro o così, insomma. E niente, questo appunto era per raccontare gli anni 80 e gli anni 90, come anche detto Dario. Ti dico anche gli anni 2000, perché io quando guardavo Star Trek in modo, diciamo, post-Enterprise, perché quando guardavo Enterprise avevo praticamente 11 anni, 12 anni, e mi compravo, mi ricordo, DVD che costavano una sassata perché erano in due parti, prima parte e seconda parte, la stessa stagione. Io andavo alle scuole superiori e non esisteva un fan di Star Trek in tutta la scuola. Andavano forte il Signore degli Anelli, Star Wars, ma Star Trek proprio. era anche quel periodo, come vi dicevo anche prima, tra la fine di Enterprise e prima che arrivasse, diciamo, J.J. Abrams. Quindi erano quegli anni in cui non c'era veramente niente. Però anch'io ai tempi credevo di essere, diciamo, solo, mettiamola così. Poi sono arrivati i vari social e lì ho scoperto lo Star Trek. Sì, ovvio, con i social è un altro mondo, insomma, un'altra cosa. Nel bene e nel male, io non sono né uno che dice si stava meglio prima, né uno che dice meglio adesso. Però cioè, ecco, hanno vantaggi e svantaggi. Scusate, da persona che, diciamo, è arrivata dopo, perché vabbè, voi sapete che io, cioè, da Jared lo sa molto bene, magari voi un pochino meno, io sono arrivata relativamente da pochi anni nel fandom di Star Trek, già, grazie a Jared, tra l'altro, lui che mi ha trascinato in questa avventura. Però, cioè, sì, per carità, i social sono una cosa fantastica, però diciamo che nella vita reale comunque resta lo stesso molto difficile trovare effettivamente qualcuno con cui parlare e scambiare opinioni su Star Trek, perché è una cosa che ancora purtroppo non viene molto fuori. Io mi ricordo all'università ero l'unica che arrivava
tutti i giorni con le magliette o gli accessori dedicati alla saga piuttosto che lo sfondo del telefono. C'avevo quelle perché persone che mi dicevano: ah, ma quello è Star Trek, bello, però poi si fermava lì tutto. Quindi effettivamente trovare sì, dal vivo è ancora un po' una caccia al tesoro. Ecco, è rimasto un fenomeno di nicchia, però si sono ridotti le distanze grazie alla tecnologia. Sì, certo. Si sente più vicini. Sì. Poi le convention hanno permesso di unirsi. Incontrarsi direttamente, so, però effettivamente sì, se esci di casa non è che trovi gente tracker. Capito, magari ti guardano, per esempio io in questi giorni sono uscita per fare qualche passeggiata in zona rossa, giusto per prendere una boccata d'aria, sapete, attività sportiva, per fare una corsetta intorno a casa, avevo addosso appunto la maglia dell'accademia, della flotta, mi hanno guardato tutti molto strano, senza capire da dove fossi sbucata, quindi c'è ancora effettivamente figurati 40 anni fa. Cavolo, vabbè, però un po' questo tabù l'abbiamo sconfitto. Sì, certo. Anche certo. Perché parlarne adesso di Trekkitta in una trasmissione comunque piccola come la nostra, ma comunque di Star Trek, una piccola vittoria. Noi Trekker, quando finalmente uscirà il documentario, siccome l'abbiamo fatto pensando anche alla gente che non sa niente di Star Trek o dei Trekker, non l'abbiamo fatto soltanto per gli addetti ai lavori. Ovviamente questo tabù crollerà definitivamente e tutti sì. Abbracceranno quelle 15 persone che lo verranno finalmente. Guarda, Stefano ci dice: più vedo le clip e più non vedo l'ora di vederlo. Ma ne abbiamo una terza. Sono arrivati un sacco di messaggi nel frattempo su anche come su come hanno trovato lo stick. Per esempio, Tino Barletto ha trovato lo stick su un retro di un libro, per dire. Oppure Assunta ci dice che è bello poter condividere tutto questo amore verso Star Trek. Oppure anche Francesco Spadaro: io ho scoperto l'esistenza dello Star Trek Italian Club su un libro della Garden Editoriale. Francesco, tra l'altro, è tra gli intervistati. È un protagonista. Esatto, nel documentario. Andiamo con la terza clip, Marcello? Sì, vai! Quando si è alla convention si dimentica tutto. Si può essere se stessi più di tutti gli altri giorni dell'anno. Credo che sotto ci sia la sensazione che è comunque bella, ed è una delle cose che mi fanno pensare che il futuro possa essere migliore, dell'appartenenza a una comunità. Le convention le considero ormai un punto fisso dell'universo, o perlomeno del mio universo personale. Ah, questa è la terza e ultima clip, sì, abbiamo parlato ovviamente molto anche delle convention di Star Trek, che in realtà proprio in quei primi anni, quindi negli anni 80, negli anni 90, quando non c'era internet, era appunto l'unico modo veramente di interagire con qualcuno che aveva la tua passione, tant'è che per molti, anche per me, la prima convention è stata: oddio, ma qua è pieno di gente, insomma, allora sono normale, insomma, è stata un'epifania, insomma. E insomma, porto con me tanti bei ricordi delle convention di Star Trek, insomma. Adesso purtroppo abbiamo saltato un anno, speriamo di tornarci a fine di quest'anno. E niente, questo diciamo esaurisce il materiale che vi avevamo preparato, tranne le ultime due cose. La prima, appunto, visto che ormai insomma, vi abbiamo raccontato tutto, vi abbiamo fatto vedere le clip, per chi è ancora sveglio, se vuole, ci vediamo i primi 5 minuti, credo, 4 minuti, insomma, circa 5 minuti. Ci sono anche i bloopers, però. Ma ci sono i bloopers, aspetta, ci sono i bloopers. Ah, prima ci sono i bloopers, sì, giusto. Ah, prima abbiamo i bloopers, appunto, come in ogni produzione che si rispetti, alla fine abbiamo montato un po' di errori di scena. Allora, ce li vediamo e poi li commentiamo. Ho conosciuto Alberto Lisiero attraverso i videotrack. Guarda, metti dentro la videocassetta e viene fuori il classico. Salve! Ha 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 ha
Mi scherzate tutti, per favore. L'ingrediente segreto di Star Trek, semplificando al massimo, che ci dice che noi siamo migliori di quanto pensiamo. Sicuramente è stata la prima serie che ha presentato un futuro migliore vendendolo come realizzabile. Partito. Quando cominciai a guardarla, come molti e molte, mi fissai sul personaggio di Spock, anzi Spock, come a quell'epoca lo pronunciavano, lo pronuncerò sempre io. E mi piaceva tantissimo, non soltanto il capitano, ma anche il tipo di ambiente che si respirava, cioè quell'ottimismo, quella voglia di andare avanti, quella fiducia nel futuro. Ce l'ho. È qualcosa. Dai. Sta cercando di dirci qualcosa. Bene. Allora, la prima, appunto, c'era Paolo Attivissimo che parlava dei videotrack, che erano delle vecchie videocassette compilation fatte da Alberto, che poi venivano proiettate alla convention, per cui sempre nell'ottica di arricchire, no, la narrazione, era carino far vedere la cassetta che entrava dentro il videoregistratore, e ho detto, ah, che ci vuole? Prendo la cassetta, l'ho visto, e infila dentro, e invece non entrava una, non entrava due, poi è arrivato il gatto, si è messo il gatto davanti, la gatta, anzi, davanti alla telecamera, e poi si è scaricata la batteria della telecamera, per cui ho dovuto spegnere tutto, rimettere in carica la telecamera e poi rifare tutto da capo. E vabbè. Sulle altre due, dico questa cosa, poi lascio a Roberto. Uno dei problemi che avevamo, che abbiamo voluto trasformare però più che in un problema, in un'opportunità, è stato quello di noi non potevamo e non volevamo far vedere clip di Star Trek, perché questo ci avrebbe messo tutta una serie di problematiche, di diritti, no? E per cui se c'era appunto una persona che parlava di Spock, come fai? Non puoi far vedere una scena di Spock, che sarebbe quello che uno farebbe in un normale documentario, per cui abbiamo pensato di usare appunto i modellini oppure le Barbie. In quel caso, tra l'altro, quel set di Barbie era perfetto, c'erano Kirk, Spock e Uhura, che erano i tre personaggi che ci servivano, e l'abbiamo acquistato ad hoc per su eBay, abbiamo trovato il trittico. E niente, Roberto, racconta tu le riprese dei modellini, dei giocattoli. Praticamente quelle sono state le ultime riprese in assoluto del documentario. Sono andato a casa di Graziano, ho preso su il mio vecchio giradischi, che non usavo da decenni, e le bamboline le abbiamo tolte dalle confezioni con attenzione, e abbiamo piazzato la telecamera, le luci, il fondo nero, e Graziano, io ero dietro la telecamera, e Graziano faceva in modo che col dito di frenare il giradischi che era in azione, in modo che ruotasse in modo lento e non vorticoso, se no a 45 giri era troppo. Esatto. E, purtroppo però con un po' di sudore eccetera, insomma, era facile che scappasse la mano e quindi i bamboline schizzassero, mentre per il modellino dell'Enterprise, siccome l'Enterprise è una forma molto strana, è un baricentro non ottimale, abbiamo capito che il modo migliore per sospenderla era alla rovescia, perché così potevamo mettere dei fili di nylon sotto e poi cancellarli dopo col computer, ma se, provando da sopra non funzionava, perché era sbilanciata, per cui
insomma non funzionava. Quindi poi dopo l'abbiamo ripresa così e poi l'ho girata di 180 gradi al computer, l'ho rallentata ulteriormente, ripulita e quei 3 secondi che doveva coprire li ha coperti con dignità, insomma. Bellissimo, okay, che felicità fantastico. Abbiamo bippato un'espressione colorita, una colorita metafora. Va bene. Allora, tornando a quello che dicevo prima, se per chi è ancora sveglio, ci possiamo vedere i primi 5 minuti del documentario. A questo punto, godiamoci. Vai. Trekkie o Trekker? Un appassionato del programma di fantascienza americano Star Trek. Vediamo ora cosa dice il dizionario italiano. Treggia, tregua, trekking, tremacchio? Non c'è. E perché mai? Forse in Italia non ci sono appassionati di Star Trek? Eppure è una saga che va avanti da oltre 50 anni. Ci sono state serie TV, film, fumetti, romanzi, videogiochi. E se un italiano volesse sapere cosa vuol dire Trekker, come fa? Proviamo a chiederlo in giro. Lei sa cos'è un Trekker? No. Mai sentita questa parola? No. Lei ha mai sentito la parola Trekker? No. Non sa cos'è un Trekker? No. Non ha mai visto uno? No, non lo so. Lei sa cos'è un Trekker? No. Lei sa cos'è un Trekker? No. In italiano? Ha mai sentito questa parola, Trekker? Trekker, che quelli che vanno a camminare sulle montagne, no? Potrebbe anche essere un personaggio di un fumetto, non lo so. Che cos'è invece? Mai sentita questa parola? No. Eppure il telegiornale lo sento sempre, sto sempre su News 24, non lo so. Fate domande più semplici. Proviamo in un ambiente più adatto. Sai che cos'è un Trekker? No, non mai so. Mai sentita la parola mai Trekker? Sentito. No. Sapete che cos'è un Trekker? No. No. Mai sentita questa parola? Mai. No. Un Trekker? No. Mai sentita questa parola? No. Un Trekker? No. Il Trekker è uno che fa da guida, cioè era un film australiano e si chiama The Trekker, ma poi per il resto... Trekker, sì. Sono... praticamente i patiti di Star Trek. Tu sai che cos'è un Trekker? Un fan di Star Trek. Non sono un fan di Star Trek, ma Trekker fa come filosofia di vita proprio la filosofia di Star Trek. Sì, i Trekker ci sono anche in Italia e sono molti di più di quanto possiate immaginare. Proviamo a conoscerli meglio. Si è interrotto sul più bello, oramai potevo andare avanti. La signora che dice, no, io guardo sempre TG24. Bellissima. Tutto bene. Vedi che non, è, vedi che non era un problema solo degli anni 80 e 90. Lo dicevamo prima, non è che esci per strada, ma anche lì a Romix comunque appunto abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare qualcuno. Noi pensavamo che almeno a Romix avremmo trovato subito qualcuno che conoscesse Star Trek o i Trek. Invece lì abbiamo rischiato di...
Il microfono è spettacolare, sì, quello sembra un tricorder proprio. Il qualcuno ci dice acquistate i diritti e proiettatelo qui. Ma sai quanto costano? Parliamo di milioni di euro. Sì, tra l'altro lì a Romix è stato pure difficile fare le interviste, alcune non si nota, però poi sono state ridoppiate le risposte perché insomma l'ambiente è molto alto. Grazie Assunta. Va bene, a questo punto se avete voi qualche domanda, Tremacchio. Suonava bene. Se avete voi qualche domanda o il pubblico. Ma quanto tempo ci avete messo per dalla prima ripresa all'ultima ripresa? Quanto tempo è passato? Guarda, prime interviste ottobre-novembre 2016, ultima ripresa i pupazzetti e l'Enterprise fine gennaio 2020. Quindi... No, chiaramente non è che abbiamo lavorato tutti i giorni per 4 anni al documentario, dovevamo lavorare per vivere, insomma. Però diciamo che l'abbiamo finito quando era giusto che finisse, insomma, non abbiamo affrettato nessuna delle fasi, insomma. Sì, non avendo impegni, facendolo così nel tempo libero. È una data di scadenza, abbiamo detto facciamolo al meglio delle nostre possibilità, senza a volte rifacendo 2 o 3 volte le stesse cose perché venissero meglio, insomma. Abbiamo finito il momento sbagliato perché il 2020 avete così di tempo, dai. Finiamo 6 mesi prima, l'avevamo già visto. Che è un argomento universale che non è legato a un periodo particolare, insomma. E come dicevo prima, ci siamo sforzati di renderlo interessante per chiunque, non soltanto per gli appassionati di Star Trek, insomma. E cercando di far capire anche se non possono magari non condividere la passione specifica per Star Trek, far capire che quello che ci muove è la passione per qualcosa, che è una cosa un sentimento sano che fa unire le persone, che le sprona a essere creative, magari a creare altre cose, conoscersi, quindi superare la solitudine, e quindi è una cosa sana e positiva, insomma. Questo è l'assunto del documentario. Scusate la domanda, ma così per curiosità, perché ormai mi è sorto il dubbio. Ma i signori che avete fermato al mercato, almeno quello che mi sembrava un mercato, poi avete spiegato dopo che cos'era effettivamente un tracker oppure l'avete lasciato nel dubbio? Perché alcuni li ho visti molto confusi. Qualcuno si allontanava, voglio, sdegnato. Quelli sì, che tipo sono il arrivati... signore all'inizio, quello, il signore pelato all'inizio, l'ho visto molto... Sì, proprio, sembra una parolaccia, no? Tracker. No, le due signore invece le ho viste molto più interessate all'argomento. Argomento. E poi gliel'avete spiegato, quindi sono intrattenuti, le abbiamo cercato di spiegare, insomma. Le abbiamo convinte, non solo l'abbiamo spiegato, ma da tutti quanti, perché comunque insomma noi ci siamo sempre anche stati molto attenti all'aspetto legale, certo. Per cui da tutti quanti ci siamo fatti dare un'autorizzazione in video a usare la ripresa che avevamo appena fatto, cioè mentre per certo. Gli intervistati, quelli seduti sulla sedia, abbiamo la classica cessione di diritti firmata. Per chi intervisti per strada non puoi pretendere che ti firmi un pezzo di carta, perché non lo farai mai, insomma. Per cui però di tutti quanti, a fine, dopo fatta la ripresa, senza continuando a riprendere, oltre a spiegati, guardi, stiamo facendo un documentario, eccetera, eccetera, e gli chiedevamo poi, ci autorizza a utilizzare questa immagine? Insomma, tutti hanno detto di sì, probabilmente senza sapere esattamente, senza capire bene cosa stavano autorizzando, però abbiamo l'ok di tutte. Anche quelle ne abbiamo dovute far molto, ovviamente, quella che avete visto su una selezione abbiamo dovuto fare molto di più, un po' perché anche lì era essendo all'aperto c'era vento, per cui magari la risposta non si sentiva bene, c'era un fruscio, cose del genere, insomma. Però poi alla fine siamo riusciti a tirar fuori un succo interessante, insomma. Comunque statisticamente rispondono alla realtà, insomma, nessuno sapeva. No, nessuno. Ma era un po' quell'incipit è un po'
per partire, insomma, in maniera ironica, per catturare, entrare subito nell'argomento, catturare un po' l'attenzione, per cui abbiamo pensato andiamo in un posto dove veramente il posto più lontano che possa esistere, al mercato il sabato mattina sotto casa, e vediamo lì se troviamo dei tracker consapevoli. Anche poi anche quelle sono riprese che abbiamo fatto tutte in una giornata, cioè alle 8 del mattino eravamo lì al mercato a fare le interviste al mercato, poi finito quello verso le 11 siamo andati alla Fiera di Roma a Romix, Roberto era venuto apposta a Roma per fare queste riprese e abbiamo fatto fino alle 2 insomma le interviste a Roma. Alla fine, ringraziamo Gianfranco Bazzarelli che ci ha prestato la sua telecamera ultraleggera, perché la mia, quella delle interviste, era talmente pesante che sarebbe stata impraticabile. Grazie Vincenzo, grazie. Alla fine abbiamo fatto il conto, abbiamo girato 6 diverse città per fare tutte le interviste, perché fra Roma, fra Rovigo con Mongini, poi siamo andati a Bologna dove c'è Ultimo Avamposto, siamo andati alla convention, quindi una a Bellaria, un'altra a Riccione, poi un'altra dove era, non mi ricordo più, a Monta... Toscana. Sì, in Toscana, insomma, un altro paese. Poi Torino, anche, siamo andati a Torino. Siamo andati a Torino, quindi insomma, abbiamo girato parecchio, ovviamente a San Michele al Tagliamento, dove c'era l'ammiragliato, insomma, la sede iniziale dello Star Trek Italian Club. È un piccolo colossal. Ma quanto è stato difficile selezionare il materiale poi da inserire nel prodotto? Quello è stata la parte più complessa per quel che mi riguarda, nel senso che alla fine hai tanto, tanto, tanto e sai che devi... Non ci siamo dati i vincoli di durata, in realtà. Chianciano, bravo Francesco. Chianciano Terne. Non ci siamo dati vincoli di durata, l'abbiamo montato così, sapendo quello che volevamo raccontare, quello che veniva ed è venuto 1 ora e un quarto, che in realtà è una durata un po' del cavolo, nel senso che non è né la durata standard da 60 minuti che dovrebbe essere intorno ai 52 minuti 45, né la durata da 90 minuti per coprire uno slot da 2 ore, però tanto non avevamo vincoli, per cui 1 ora e un quarto è quello che è venuto fuori. E sì, scegliere le cose, il pezzetto giusto, che poi quando tu hai appunto le interviste, la cosa bella è fare in modo che lo stesso argomento venga sviscerato da più persone, 3-4, per cui il trucco, se vogliamo, lì qual è? Tu fai le stesse domande a diverse persone e poi prendi una frase da uno, una frase dall'altro, però chiaramente si devono un po' incastrare queste frasi, no? Non possono essere, e questo non sempre succedeva, cioè tanto materiale che magari poteva anche essere interessante, l'ho scartato perché non mi si incastrava, non entrava nel puzzle con quello che già avevo. L'importante è comunque avere un racconto coerente che si sviluppa, non troppo frammentato con argomenti inseriti a forza, insomma. Infatti Marcello è riuscito quasi come un miracolo a queste 40 voci in una specie di coro greco che raccontano la stessa storia. Tanto ecco, mettiamo le mani avanti, cioè ci sono persone che magari sono state intervistate, hanno parlato molto a lungo e di cui magari abbiamo usato 3 battute e basta, insomma, non sono nemmeno equamente distribuite e non è nemmeno che appunto quelli che abbiamo tagliato è perché hanno detto cose meno interessanti, è perché non si sono incastrate bene con gli altri. Allora, devo dire che tutti i 40 intervistati almeno una battuta la dicono, cioè ci tenevo che tutti coloro che ci hanno dato la disponibilità, se fossero sedute, almeno una battuta la dicono tutti, e non è messa lì a forza, la dicono perché ha senso. Però c'è chi parla di più e chi parla di meno, ed è casuale, non è nemmeno in ordine di anzianità o di importanza, se vogliamo dirla così, insomma, cioè è così, in base a come fluiva il discorso, insomma. Io volevo chiedere ai nostri spettatori se avete delle domande per Marcello e per Roberto. Adesso è il momento giusto. Già qualcuno ha cominciato, io direi di leggerle, cominciando da il primo, Flavio Galzignato, che ci chiede: quindi avete evitato soundtrack e immagini originali? Sì, accuratamente tutto quello che si vede e si sente è frutto del nostro ingegno, per cui non abbiamo dovuto chiedere nel bene e nel male.
Nel bene e nel male. Sì, sarebbe stato facile, sarebbe stato bello poter utilizzare con la colonna sonora di Star Trek, è chiaro che riesci, Però, no, su. oltre al problema che non potevamo proprio, se no dovevamo vendere un rene per pagare i diritti, ci teniamo a specificare che questa è la storia dei fan italiani di Star Trek, non di Star Trek, perché i Certo. documentari su Star Trek ce ne sono bellissimi e tanti, ma nessuno aveva mai raccontato la storia dei fan italiani di Star Trek. E quindi era giusto che avessero la loro musica originale e le loro immagini originali, insomma, non necessariamente legate a Star Trek. Altra. Visto che vanno molto di moda le versioni estese, avete visto anche quella roba di Snyder là del La Snyder film, Cut. qualcuno ci chiede se potrebbe uscire anche una versione di 3 ore. Però sarà in bianco e nero in 4/3, 8 ore, bianco e nero 4/3. Mi ricordo lo speciale dello Zoo di Talos. No, nel senso, per esempio, quando parlavamo anche dell'uscita in DVD, uno degli editori ci ha detto: sì, però mettete un po' di contenuti extra, avete le interviste che duravano di più, mettete un po' di interviste tagliate. In realtà no, non funziona così. Nel senso, come dicevamo prima, l'arte è nel togliere, non nel mettere. Sei bravo se sai togliere. E quello che non abbiamo tolto non avrebbe senso rimesso, cioè non avrebbe senso una versione più lunga. L'abbiamo fatto esattamente della Certo. durata che volevamo farlo. E cioè, avrebbe senso solo se dovessimo farne una versione più corta, allora ci sarebbe la director's cut, però quello come l'abbiamo fatto è quello, non avrebbe senso farlo più lungo. E non avrebbe senso mettere le interviste ore e ore di gente che parla così, insomma, senza un filo, senza una storia. Abbiamo tirato fuori qualche contenuto extra, che sono trailer, insomma, queste cosette qui. Immagini di backstage, però non, questo è quello che è ridoppiato in polacco, però non doppiato, con la voce narrante sotto in polacco. Esatto, loro interpretano così. Faceva così, cioè, raccontava un'unica voce che raccontava e interpretava tutti i personaggi. Adesso mi ha fatto venire in mente una domanda che non c'entra con il polacco ma con l'inglese, che mi sembra avevo letto da Gabriella Lisiero, che uscirà anche una versione sottotitolata in inglese di questo film. Cioè, sarà Sì, possibile. grazie alla collaborazione, all'aiuto di Gabriella, all'aiuto, cioè, fatti lei, ha sottotitolato tutto in inglese il documentario, per cui abbiamo anche una traccia di sottotitoli in inglese. E qui, per esempio, se fossimo riusciti a pubblicarlo su Amazon, che come dicevamo prima penso fosse fuori onda, adesso al momento Amazon Prime non accetta più submission di documentari, però magari le cose cambieranno. Chiaramente sì, avere il sottotitolo in inglese ci consente di raggiungere un pubblico internazionale che è quello che vogliamo, quindi sì, l'abbiamo fatto proprio per quello. E anche se è risaputo che gli inglesi sono meno abituati, inglesi americani, insomma, chi parla inglese è meno abituato a vedere le cose con i sottotitoli, proprio perché è tutto fatto sempre nella loro lingua, cioè hanno sempre poco bisogno dei sottotitoli. Però noi l'abbiamo fatti e chiaramente li useremo, insomma, noi, ripeto, fatti Gabriella, l'abbiamo controllati insieme, insomma, li useremo dove possibile, quello sì. Poi ci sono anche altre domande. Quando esce e dove esce questo? Questa volta facciamo rispondere però a Roberto. Va, diamogli in Magari ha compagnia. una risposta diversa. Almeno vi alternate un po'. Io Non lo sa allora posso Roberto. dire, allora, non mi ricordo se le cose che ha detto Marcello erano in onda o fuori onda, quelle della convention di novembre, se mai si farà, e speriamo di sì. Sarà l'anteprima che dovevamo fare più di un anno fa, a quel punto, e che faremo, si spera, con i protagonisti che guardano il documentario in sala grande alla convention. Poi è prevista una edizione in home video,
Come ha detto Marcello, la Amazon purtroppo da febbraio non accetta più documentari, quindi il nostro canale è più sicuro e semplice, è svanito anche quello. Posso dire e non dire che probabilmente al 90% a breve avremo una bellissima notizia da darvi. Oh, Ok, bene. ottimo, dai. Qualcuno poi ci chiede fra i commenti, giustamente, sul discorso di Amazon, se è relativo ad Amazon Prime Video o se si può acquistare poi su Amazon. Oh, sì, Cioè, il DVD parlavamo si può. di Prime Video, Sì. ha cambiato le regole a febbraio, mese e mezzo fa. E quindi non accetta più documentari e cortometraggi, soltanto lungometraggi di fiction, insomma. Qualcuno ci Quindi, suggerisce per rispondere alla tua Netflix. domanda, non è escluso, anzi, è probabile che successivamente verrà anche distribuito a pagamento, però Io direi che se aspettiamo magari l'arrivo di Paramount Plus, che dici? magari. Forse Pappagallo. loro l'accettano volentieri, visto che comunque trattano Star Trek. Almeno che non vi Magari. tassano sopra. Esatto. Forse è meglio non farglielo vedere. Ah, è arrivato Star Trek. Ah, ci dovete dare. C'è scritto Trek nel titolo. Poi leggendo altre domande, vediamo di interpretarla anche un po'. Se ci sarà un sequel di questo film e se Ovviamente la sì, questo è il canzone primo nella invece lunga che serie. in vulcaniano, se sarà in Klingon. Senz'altro, ci stiamo già esercitando. Basta dire. Poi c'è un'altra domanda, questa è interessante, da parte di Mauro Vallanti, che ci dice: volevo chiedere a Marcello e a Roberto se c'è stata un'idea iniziale che avete dovuto a malincuore abbandonare e se sì, perché. Onestamente no, se a meno che a Roberto non venga in mente qualcosa, nel senso che, e questo insomma ci fa piacere, l'abbiamo portato a termine esattamente come l'avevamo immaginato, insomma chiaramente è stato un lavoro in corso, però insomma tutto quello che avevamo pensato di fare all'inizio poi ce l'abbiamo messo, non abbiamo dovuto rinunciare a nulla. No, è così, alla fine sì. L'unica cosa, ci abbiamo messo molto più tempo di quello che speravamo. Cioè, noi, avendo iniziato nel 2016, pensavamo che so, nel 2018 che fosse pronto, insomma, ci sono voluti 2 anni in più. Però, a parte questioni di tempo, no, non abbiamo rinunciato a nulla. No, non che avessimo grandi ambizioni, insomma, alla fine. Abbiamo ripreso delle bamboline, però insomma, quello che volevamo fare, cioè. Fabio Galzignato poi ci chiede se avete incontrato qualche fan bizzarro in modo Beh, particolare. quante ne lui vuoi? è più facile dire se abbiamo trovato un fan normale. Ma, devo dire, Voi per primi. ci sono state interviste in cui magari, ecco, questo come suggerimento se per caso qualcuno del pubblico verrà intervistato, quando vi intervistano, fate delle pause. Io ho un'intervista in cui l'intervistata, senza dirlo, parla per 12 minuti di fila senza mai fermarsi, di tutto, della qualunque. Dice anche cose belle, ma 12 minuti di fila io non li posso usare. Se non c'è una pausa ogni tanto, io devo prendere dei tagli, non posso interrompere a metà il discorso, si sente, si capisce. Questa proprio è partita e non si è più fermata. Per cui è importante quando intervisto fare delle pause, sì, quindi vabbè, fan bizzarri. Una cosa che dovevamo spesso ripetere è di formulare le risposte come non, se non fossero delle risposte, ma delle affermazioni, perché chiaramente Marcello faceva le domande, aveva un questionario base, però era importante che chi parlava, chi era intervistato, non sembrasse che rispondesse a una domanda, no? Ma che semplicemente dicesse delle frasi in senso compiuto. Per cui magari partivano con un sì, e noi dovevamo fermare, no, ti ricordi che ti avevamo detto? E quindi dovevamo ripetere, riformulare la frase in modo che avesse un inizio, uno svolgimento e un finale. Francesco giustamente dice: esistono fan non bizzarri, infatti è Esatto. una specie di Non sono ripetizione fan bizzarri, non li bizzarri. vogliamo.
Invece vi è per esempio capitato che so, quando avete girato in qualche parte, magari c'era della musica, del rumore, di ridoppiare magari qualcuno? Purtroppo Sì, sì. appunto, quelle diverse risposte date a Romix sono state ridoppiate e anche le domande che facevo io, hai mai sentito la parola tracker? Che vuol dire tracker? Eccetera, le abbiamo ridoppiate perché lì la cosa era troppo, l'ambiente era troppo rumoroso. La cosa Grazie. carina, Io, scusa, finisci pure. La cosa carina è che ho notato che se io risentivo 2 o 3 volte la battuta, poi ti diviene molto facile, se è la tua, rifarla uguale, proprio identica. Non è, veramente, pensavo, avendo avuto una pessima esperienza di doppiaggio in Star Trek, pensavo di non Hai un essere in futuro grado. come doppiatore di te stesso. Esatto, posso dire di essere in grado di doppiare me stesso. Comunque anche la prima domanda fatta al signore al mercato è stata doppiata. Ah, è vero, sì. Marcello ha doppiato se stesso, io ho doppiato il signore. No, no, Un peccato, però ne era indispensabile, io non... E purtroppo. magari in sottofondo c'era qualcuno che faceva signore limoni, limoni. Sì, esatto, bisogna decidere se vale la pena non capire bene oppure sacrificare un po' di realismo. Però mi Roberto, sembra di doppiarlo in modo che non si capisse che era doppiato. Roberto è il solito perfezionista, perché noi siamo tornati a casa dopo aver fatto, nel senso lui è tornato a Mantova dove è stato, dopo aver fatto le riprese a Roma, è venuto uno schifo, non si capisce niente, dobbiamo ridoppiare tutto da capo, guarda, non si salva niente, invece poi era vero, cioè, perché è stato solo fatto qualche cosa, qualche piccolo intervento. No, se ti ricordi, una delle prime signore che abbiamo intervistato, che poi non abbiamo chiaramente utilizzato, eravamo in un crocevia e c'era un vento che sbatteva sul microfono, per cui la signora ha detto anche delle cose interessanti, non conosceva i tracker, comunque ha risposto bene, ha svolto il suo ruolo, ma il rumore del vento sul microfono rendeva la Sembrava situazione gu completamente. guardiano dell'eternità. Esatto, sembrava un ululato. Vabbè, se volete una voce toscana da aggiungere, io ci sono. Lo segniamo per il per sequel. Tracker 2. Anzi, Vai. facciamo, scusa Roberto, facciamo un prequel, no? Ormai va di moda fare il prequel, no? Il sequel non lo fa più nessuno. Quindi Ambientato negli anni sui 80. genitori dei tracker. Come si alleva un figlio tracker? Come toglierlo dalla deviazione tracker? Poi ci sono altre domande nel frattempo da Daria Quercia. Delle interviste fatte, quali sono state le più difficili? Ma guarda, questo è buffo perché ovviamente le interviste, quelle fatte alle persone sedute, precise, erano tutte persone che conoscevamo, cioè alcuni proprio amici, altre meno, però le conoscevamo tutte perché le avevamo frequentate tanto tempo alle convention. Sono tutte interviste, a parte alcune, quelle particolari per cui siamo dovuti andare o a Torino o a Bologna, insomma, sono tutte persone che abbiamo fatto alle convention. Ci sono alcune persone che cambiano totalmente, cioè nel senso, magari vedi questa persona spigliata che fa un sacco di battute, che sta lì e non riesce ad azzettarla, poi lo metti col microfono, con la telecamera davanti, Le luci allora, puntate. esatto, sì, Star Trek è molto bello, di qualcosa, argomento, di qualcosa di più, no, sì, mi è piaciuto, per cui... in alcuni casi, e succede anche il contrario, è successo anche il contrario, cioè persone che... Dicevo, ma 12 questa vabbè, minuti. no, ma persone che dici no, questa è una persona, Taciturne. si vede che è timida, che è taciturna, non credo che ne uscirà fuori niente di utilizzabile. Invece poi davanti alla telecamera gli prendeva il guizzo, per cui cambiano, non tutti, cioè molti, la maggior parte sono, li vedi, cioè, in telecamera come sono nella realtà, però ci sono alcune persone che cambiano completamente, nel bene o nel Spesso male. hai delle bellissime sorprese. Sì, sono state interviste di cui prima di farle pensavo, vabbè, questa la facciamo così, per completezza, invece poi è venuto fuori materiale molto utile. Lorenzo Ferrari, avete intervistato qualche celebrità Ah, tipo, sì. tipo Samantha Cristoforetti, ci dice. No, Astro Samantha, purtroppo è stata al di fuori della nostra portata.
Abbiamo intervistato in realtà un suo collega, perché abbiamo intervistato Umberto Guidoni, però alla fine, che era presente a una convention, tra l'altro Umberto Guidoni, che insomma col quale io l'ho visto tante volte, anche Roberto, e col quale avevamo già fatto un lavoro insieme nella menzionata Wonder Story, c'era un episodio speciale dedicato al Pianeta Proibito in cui avevamo intervistato a lungo Umberto Guidoni, che è un grande fan del film. Umberto Guidoni però poi alla fine non lo abbiamo usato perché non ci stava, nel senso che non aggiungeva niente del racconto nostro, insomma. Si torna proprio al discorso, volevamo i fan, proprio noi, dovevamo essere i fan, volevamo che tutto il mondo conoscesse questo tipo di realtà, di meccanismo, di comunità, come dice Cesare Scioni, che si viene a formare. Per cui la celebrità alla fine non... Ci sono per esempio i documentari, quelli americani, fatti con molte più risorse di noi, Trekkies e Trekkies 2, di cui tra l'altro su Trekkies 2 c'è un capitolo dedicato anche al fandom italiano, in cui Roberto è la prima persona intervistata che parla, dice la parola sola. Esatto. E loro hanno Dennis Crosby, no? Tasha, che fa da presentatrice e va benissimo. Però noi volevamo i fan. C'è Paolo Attivissimo, come cita Stefano, se vogliamo una celebrità, senz'altro, insomma, un nome conosciuto nell'ambiente, e una persona che stimiamo moltissimo. Però Paolo Attivissimo comunque è un fan, cioè lui da anni viene alle convention, è un fan come lo siamo noi. Poi è anche molto di più, è autore, debunker, quel che volete, ma lui è un fan sfegatato al 100%, insomma, ed è orgoglioso di esserlo. Per questo c'è anche la figlia di Paolo Attivissimo, Lisa Attivissimo. Beh, quindi allora, da quello che deduco, non avete magari fatto delle domande anche a degli attori? No, non ci sono attori. Allora, con Roberto, in generale alla convention di Star Trek, con lo Star Trek Italian Club, quindi anche Star con l'ultimo posto, io intervisto sempre tutti gli ospiti, faccio un'intervista in video, come tra l'altro ha fatto Sofia, no, con Ezri Dax, quando è venuta alla riunione, no? Sì. Facciamo, esatto, che pure avevo intervistato io anche quando era venuta anni prima alla reunion. Cioè, mi sembra una cosa carina, un po' per archivio, un po' perché poi le interviste vengono trascritte sul magazine, su Inside Star Trek, che adesso si chiama Star Trek New Vision, che dentro ospita Inside Star Trek, avere una testimonianza, un'intervista diretta dell'ospite, cioè oltre a quello che ha detto sul palco, un po' così al pubblico. In alcuni casi sono venute fuori delle belle interviste, altri casi ridicono le stesse cose, però è una cosa che faccio sempre. E devo dire che con Roberto, quando avevamo nelle 3-4 convention con cui abbiamo fatto le interviste per il documentario, siccome avevamo già tutto il set allestito con le luci giuste, scusate, i microfoni giusti, no? Le interviste che normalmente faccio per conto dello Star Trek Italian Club con le mie attrezzature o con le attrezzature del club, in quel caso le abbiamo fatte in 4K con le attrezzature di Roberto, per cui abbiamo fatto anche interviste agli attori, ma non era il nostro intento. Potenzialmente avremmo potuto utilizzarle perché avevano firmato la liberatoria, cioè, ma non servivano, cioè erano, no? Non avrebbero aggiunto niente al documentario, non è il documentario che su Star Trek, ma sui fan col quale intervisti gli attori, o è un'altra cosa, insomma. Quando finalmente lo vedrete, capirete che non c'era bisogno che arrivasse un attore a dire magari una banalità, insomma. Poi abbiamo l'ultima domanda da parte di Vincenzo Lamia: se avete visto documentari simili che avete usato come base per creare Trekkit. Ne abbiamo visti, ma francamente li abbiamo visti prima di avere l'idea di fare il documentario. No, io personalmente non ho riguardato Trekkies 2, perché è controproducente, secondo me. Cosa fai? O scopiazzi? No, noi ci siamo lasciati influenzare dalle parole che abbiamo filmato degli intervistati, e quelle sono servite per costruire il nostro documentario. Visivamente ho cercato di
mantenerlo più semplice possibile, non fare effetti speciali, cioè al di là del discorso che facevo prima del rendere dinamiche le cose, ma senza strafare, perché se tutte queste cose artificiose rischiano di poi di soffocare la spontaneità delle persone intervistate, che devono rimanere invece la cosa più importante. Quindi non so se Marcello in segreto si è ricordato i documentari americani. No, tra l'altro oltre Trekkies 2 cito anche quello di William Shatner, che si chiama Get a Life, che è il suo tormentone, no? Che pure è un bel documentario, ben fatto, però lui per esempio lì intervista oltre se stesso, è un po' egocentrico William Shatner, lo sappiamo, intervista una specie di antropologo, insomma, uno studioso, che pure è un approccio, no? Far parlare uno studioso su uno psicologo, no? Sul fenomeno del fan, però non era quello che volevamo fare. Noi volevamo far parlare i fan. Infatti, anche se vogliamo, anche il conduttore Mongini è un fan, Mongini è il prototipo del fan. Lui è un fan di tutta la fantascienza cinematografica, in particolare è un fan di Star Trek. Ovviamente è venuto alle convention, per cui rientra nel nostro gruppo, no? Non è lo studioso che dall'esterno ti presenta un fenomeno, che ripeto non è che uno è giusto e uno è sbagliato, insomma, ci sono tanti approcci, però nel nostro caso la storia doveva essere questa. È uno psicologo per i fan. Negli Stati Uniti ci sono degli studi, insomma, accademici pubblicati sul fenomeno del fandom, non solo di Star Trek, insomma, ma che è un fenomeno interessante da studiare, insomma, una moderna mitologia, insomma, sono discorsi ampi. Tra l'altro, Marcello, penso che possiamo dire, senza entrare in profondità, che un grande fan americano di Star Trek e esperto del fenomeno del fandom di Star Trek, nonché professore di sociologia, ha visto il nostro documentario e gli è piaciuto, insomma. Si chiama John Tenuto, cioè è un amico, una persona a cui ero in contatto da tanto tempo. Lui è un trekker, però è un professore di sociologia che all'Università della California e scriveva, adesso ultimamente un po' meno, spesso per il sito startrek.com. Tiene conferenze negli Stati Uniti, insomma è uno abbastanza noto, per cui quando c'eravamo i sottotitoli in inglese glielo ho mandato, ho detto guarda, cioè, ci conosciamo via email da tanti anni, ci siamo scambiati foto, cose così. Lui tra l'altro è stato intervistato, io poi l'ho riconosciuto, gli ho scritto in quella serie di documentari su Netflix sui giocattoli di Star Trek, perché è anche un gran collezionista, giocattoli della nostra infanzia, esatto, sì. The Toys That Made Us, c'è lui tra i collezionisti giocattoli Trek, anche in quelli di Star Wars, per cui gli ho scritto guarda, abbiamo fatto questo documentario, volevo sapere che ne pensi, e devo dire poi quando mi ha risposto, inoltrato la risposta a Roberto, l'ha visto subito, no? È passato pochissimo tempo e entusiasta veramente, si è capito molto, che l'ha visto tutto, perché è entrato in profondità quella frase che ha detto il tizio, no? Mi è piaciuto. Quindi, molto meglio di tanti altri documentari americani. Una cosa quasi imbarazzante. Imbarazzante. E sì che non ha debiti con me. Cioè non ti deve dei soldi. No, non mi deve dei soldi. Quindi, gli è piaciuto, sì. Vediamo che sia di buon auspicio. Che poi ce l'hai dovuto vedere ovviamente con i sottotitoli. Scusa, però prima quando parlavi di Shatner che ha intervistato te stesso... Dobbiamo però per correttezza dire che anche te, tu, anche io, sì, anche intervistato nel documentario. Ma io, il mio ego non è inferiore a quello di Shatner, non ho la popolarità. È il conto bancario che è inferiore. Il conto bancario e la pancia. Non ho la sua popolarità. Sì, tra le altre cose mi sono auto-intervistato. In realtà quando... ci sono anch'io come intervistato, però le domande in quel caso me le faceva Roberto. Lui schizzava dalla sedia all'altra. Però scusate, per correttezza tu devi anche dire che quando poi ho montato il 90% di quello che avevo detto io l'avevo tagliato. E sei stato tu a dire no, guarda che questa cosa secondo me la dobbiamo recuperare e me l'hai ricontata. Una cosa che ho salvato, secondo me era importante che ci fosse...
probabilmente mi darete ragione quando lo vedrete. Vabbè. Allora, siamo addirittura arrivo, abbiamo questa una sorpresa. Sì, siamo arrivati a 2 ore e 3 di diretta, quindi direi che siamo vicino alla chiusura. Io direi di intanto mandare tutta la chiusura classica di Talking Trek, poi verso proprio la fine, quindi per chi rimane alla fine, avrà il contenuto inedito. Che è la scena dei film Marvel dopo i titoli. Esatto. Quindi Sofia, velocemente ricorda dove possono trovare Talking Trek e poi chiediamo a Marcello e a Roberto dove possono trovare Trek It. Intanto vai tu. Ok, beh, allora direi che come al solito i nostri canali più o meno ho cominciato a conoscerli, ma vi rifaccio un attimino un refresh perché a quest'ora siamo tutti un po' addormentati e quindi magari risentirli ve li ricordate un pochino meglio. Io vi ricordo che ci trovate su YouTube e su Facebook, che sono diciamo i nostri 2 canali principali. Per quanto riguarda YouTube, in caso non l'abbiate ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. E poi, se ci siete ancora, mettete sempre un bel mi piace alla diretta e commentate per darci la buonanotte e anzi rimanete, così avrete il contenuto extra post chiusura. Per quanto riguarda Facebook, direi che la solfa è più o meno la stessa, un pochino più semplificata. Infatti, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta. Anche in questo caso condividetela e commentatela per farci sapere che siete ancora qui. Poi abbiamo Instagram, dove vengono pubblicate foto a tema Star Trek. Abbiamo la pagina Twitter, abbiamo il sito internet che continua a venire sempre aggiornato. E poi abbiamo una novità che in realtà tanto novità non è più, che comunque ci sta accompagnando da svariati mesi. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. Altrimenti c'è anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek. Ovvero il vostro nome comparirà in menzione nei titoli di coda, appunto nella sigla finale. Come sta accadendo ad esempio ad Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro. Inoltre, io, piccola postilla, vi ricordo che questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Mi pare di aver detto tutto, quindi vi rilascio la parola. Ecco, adesso allora chiediamo dove possiamo invece trovare Trek It. Ah, guarda, è molto più semplice, non ci abbiamo né il canale YouTube né Twitter. No, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Trek It Doc, e comunque se cercate Trek It su Facebook la trovate facilmente, e in cui l'abbiamo fatta appunto per tenere aggiornato chi è interessato, ecco, grazie, sullo sviluppo del documentario, cioè sullo sviluppo, su quando uscirà, come uscirà, insomma pubblichiamo le news relative al documentario e basta, ci sembra anche troppo. E quindi insomma io ve l'ho lasciato fra i commenti, quindi andate lì e poi ve lo spulciate ben bene, troverete anche tutte le clip che hanno mostrato anche questa sera, almeno gran parte si dovrebbe trovare. No, cioè, sono solo i trailer e le clip appunto, tutti i backstage sono esclusivi. Prima di mostrare la clip finale, ricordiamo che questa diretta verrà distribuita a partire da mercoledì prossimo su Fantascientificast. Io intanto già ringrazio Marcello e Roberto per le loro competenze, ma intanto mandiamo la clip, che facciamo un'ultima chiacchierata finale, vai. Sì, la presentiamo. Sì, no, ma niente di che, ma ci faceva piacere condividerla. Essenzialmente, siccome questa canzone dance di Trek It piace molto, è piaciuta molto, bravo Benji, abbiamo pensato che poi quando uscirà il documentario sarebbe carino anche avere un video, no, della canzone, come si fa sempre. E quindi abbiamo pensato di montare una serie di foto che poi più o meno insomma, sono solo alcune di quelle che compaiono nel documentario, e finalmente vi facciamo ascoltare la canzone completa.
E ringraziamo di nuovo tutti i fotografi da cui abbiamo attinto il materiale, anche se non sappiamo esattamente da chi abbiamo attinto cosa, sono tutti citati nei titoli di coda del documentario, e quindi sono anche gli stessi fotografi da cui abbiamo attinto queste foto qui, alcune tra l'altro foto che vengono da foto stampate, no? Stampate e poi scansionate, come si faceva all'epoca, ecco. Non sono tutte native digitali queste foto. Bene, il montaggio è di Roberto, ovviamente. Bravo Roberto. Mando? Dai, ditemi un attivare e io mando la clip. Attivare. Engage. Sofia, glielo vogliamo fare un applauso a Marcello? Diamine, assolutamente. Grazie. Io penso che l'avete già mandato, per cui... Io penso che questa clip racchiuda un po' tutto quello che ci avete raccontato fino adesso. No? Sì. La passione, l'amore per Star Trek, l'importanza della convention... c'è davvero tutto. Sì, io che non ho vissuto quegli anni, perché... probabilmente non ero nato, però ho percepito l'atmosfera tramite la canzone e le immagini, veramente molto molto bello. Guarda, Tino Barletta è ancora sveglio perché non si aspettava altro. Molto bello il jingle con le foto. Immagina qualche foto, magari era anche sua. Ah, sicuro, sicuro. Grazie Tino. Poi sono arrivati una serie di applausi anche virtuali. Guarda qua. Vedere Marcello visibilmente più giovane è stato un flash. Con i capelli neri. E poi una serie di lunghi, lunghi applausi. Guarda, non finisco più. Grazie. Bene, che vi piace il documentario. Esatto, finora è tutto sulla fiducia. Grazie. Sicuramente quando uscirà vi speriamo che una recensione su talkingtrack.it uscirà. Non vediamo l'ora di parlare nello specifico di molte cose che chiaramente qui non possiamo dire per non rovinare la visione. Dobbiamo stare sul generico, insomma, però non vediamo l'ora di poter approfondire, insomma. Stanno continuando a arrivare commenti su commenti di secondo me, se posso dirlo,
se caricassimo su YouTube la sigla e il documentario, la sigla vedrai che fa molto meglio del documentario. Sì, potevamo cavarcela con poco. Altro che 4 anni, interviste, il mercato, una bella con musica. Benji, io e Benji vince sempre. Esatto, il tormentone dell'estate. Giusto, giusto. Dai, il documentario lo fate uscire a novembre, intanto lanciate la clip sui canali musicali. Spotify. Ti avevo detto MTV, ma mi sa che quello oramai è già vecchia storia. Vabbè, adesso c'è Vevo, no? I canali ufficiali dei video musicali dei cantanti sono tutti su Vevo, quindi voi ce l'avete già al video, quindi... Quindi vi dovete attrezzare. Dunque, arrivato a questo momento, sicuramente ci piacerebbe poi reinvitarvi al momento in cui il film sarà già uscito e quindi magari poi poterne parlare e anche recensirlo in diretta e anche spoilerarlo. Certo. a quel punto se ne potrà sicuramente parlare. Io ringrazio, come ho detto prima, Marcello e Roberto per le loro competenze, per averci mostrato tutti questi contenuti e per averci aperto anche un mondo personalmente anche a me. Tu sentivo vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, io posso solamente che ringraziarli e non vedo l'ora di vedere anche un documentario, ma coda a tutti, tutti i commenti di complimenti che sono arrivati. Sinceramente sono molto 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 curiosa. Grazie, grazie. E poi ringraziamo anche i nostri spettatori, che siete stati circa una sessantina e nonostante l'1:44 siete rimasti 40, quindi il grosso è rimasto fino alla fine, nonostante Marcello diceva, ma se dormite, no, vedi qui, possiamo andare avanti fino alle 3 e sono ancora tutti qui. Quindi non ci resta che augurarvi buonanotte, insomma. Noi di Talking Track torneremo la prossima settimana con una diretta dedicata alle notizie, visto che ci sarà il primo contatto fra pochi giorni, esatto. E ci dedicheranno un evento con tanto di panel, sicuramente qualche notizia uscirà. E sono esatto. Sicuro che magari su Lower Decks magari ci svelano anche qualcosa di troppo. Esatto, io almeno intanto... Io vi ricordo anche che a partire da mercoledì prossimo questa live verrà distribuita nei canali di Fantascientificast in formato podcast, quindi se vi siete addormentati nel mentre, se eravate stanchi, se ve la volete riascoltare, insomma, la ritrovate. Perfetto, buonanotte a tutti. Grazie. Ciao, buonanotte. Buonanotte.